Una piccola premessa un po' doverosa, insomma, ieri ci è stato permesso, grazie al Barcamp, di parlare un po' dell'associazione e delle attività che curiamo. E vorrei fare una piccola premessa prima di iniziare, anche per presentarci e conoscerci. Siamo Damage Good, un'associazione che nasce nel 2011 a Lecce. Abbiamo sede. Avevamo una sede al Conservatorio Sant'Anna, adesso siamo un po' più ballerine, che la cosa anche ci piace perché ci permette poi, come in questo caso, di spostarci e poi di abbracciare altri spazi, altri luoghi con cui anche nascono delle collaborazioni. Lo scorso anno abbiamo promosso come inizio, start, insomma, della nostra attività, un corso di formazione che si chiama Nuovi Linguaggi Fotografici, curato da Alessia Rollo, che fa parte dell'associazione. Quella vestita in rosa, quella coi pois. Abbiamo curato questo corso di fotografia contemporanea che ci ha permesso anche di invitare artisti attivi, artisti, fotografi, reporter attivi sul territorio nazionale e internazionale. E grazie a questo corso abbiamo anche, tra virgolette, commissionato anche delle opere che fanno parte del nostro archivio. Tra le tante attività che abbiamo proposto, perché comunque ci occupiamo di arti visive a largo spettro e soprattutto di arte pubblica. Tra le tante attività abbiamo anche proposto, nasce Fotografia Fit Editoria, nasce proprio anche dalla presenza di Raffaella, che è un membro dell'associazione e che lavora all'interno della casa editrice Lupo Editore. E questo workshop nasce perché in realtà abbiamo incrociato un po' delle nostre conoscenze. Come sono Valeria e lavoro come giornalista e curatore indipendente, come vi dicevo Alessia Rollo una fotografa, mentre Raffaella lavora stabilmente in casa editrice da molto tempo. Quindi ci piaceva anche, e conoscendo soprattutto l'attività di Lupo Editore, parlare di come la fotografia viene utilizzata anche in questo contesto editoriale. E soprattutto ci rendevamo conto che, come sapete, i corsi di formazione spesso, insomma, è emerso anche durante gli incontri che sono qui emersi, no? Dove c'è il dubbio, anche, soprattutto, forse anche lecito, no? Sulla formazione, su quanto convenga investire e quanto sia importante appunto partecipare a workshop, a laboratori che permettono poi di avere un approccio professionale. In realtà noi con il corso di formazione, appunto poi parlando di arte contemporanea, non potevamo garantire ai ragazzi cioè, fare promesse sul futuro, promettere loro che magari uscendo dal nostro corso di formazione sarebbero diventati degli artisti affermati. In realtà no, anche perché molte volte il corso aveva anche un approccio molto storico-artistico, quindi era più sulla formazione proprio dei fotografi, abbiamo quasi parlato anche di semiotica dell'immagine, quindi è un po' difficile fare promesse, no, con queste basi, perché soprattutto ci siamo occupate anche di cultura fotografica, non solo dello scatto finale. E, come vi dicevo, questo workshop ci ha permesso soprattutto di avere anche un riscontro immediato, grazie appunto alla collaborazione con Lupo Editore che a termine del workshop ha deciso di scegliere un'immagine e di trasformarla nella copertina di un libro che aveva sottoposto ai partecipanti. Che è questa copertina è il libro di Liliana D'Arpe, La Contessa di Lecce, e il ragazzo che ha vinto è Ivan Miccoli, con questo scatto che insomma aveva realizzato tempo prima. E quindi ha avuto anche insomma, la possibilità, Ivan, che è un ottimo fotografo, continua a farlo, anche la possibilità di vedere la propria immagine, la propria foto vincolata ovviamente con i credits anche su un canale che forse ignorava di poter sfruttare.
Vuoi parlare forse un po' di... Alessia voleva un po' presentare l'associazione, velocemente. No, io volevo spendere solo due parole, diciamo, mi allaccio a quello che ha detto Valeria. Non so chi di voi ieri c'era quando Flavio e Frank hanno presentato il loro lavoro e si parlava della formazione, no? Un interrogativo grande, come diceva anche Valeria. Diciamo, chi ha avuto modo, chi magari non conosce i corsi che abbiamo fatto, i workshop, diciamo, noi ci teniamo un approccio un po' a 360 gradi. Io non sono una fotografa tecnica, probabilmente ne so meno di voi, spesso mi sono anche trovata in difficoltà con qualche alunno che sa molto più di me tecnicamente. E il nostro approccio, diciamo, è più complementare alla fotografia, quindi io qua vedo anche alcuni colleghi, con alcuni ho anche lavorato. E quello che noi cerchiamo di offrire, diciamo, io penso che sia importante per un fotografo contaminarsi di tutto, non studiare solo fotografia, non credo sia necessario andare nelle migliori scuole di fotografia. Veramente io sono molto entusiasta e molto grata anche alle persone che hanno frequentato in questi anni i corsi che abbiamo fatto, i workshop, perché a parte che ci hanno restituito tanto, ma sono state delle magie incredibili, perché escono fuori, sei capace di offrire degli spunti, no? Anche questi giorni, anche penso per tutti, sono stati importanti, anche i momenti del bar camp di ieri, perché l'approccio alla fotografia deve essere, a mio parere, un po'... cioè diverso, non fossilizzarsi, no, su imparare a usare una macchina piuttosto che un'altra, oppure la tecnica si impara e poi si dimentica. Quindi nei nostri corsi cerchiamo sempre, come in questo caso, diciamo, noi cerchiamo di offrire o di capire, insomma, come la fotografia si può avvicinare ad altre discipline, o può essere professionale o meno, però è importante rendersi conto magari che con le proprie fotografie si può anche lavorare, per esempio, per una casa editrice. Adesso Raffaella approfondirà meglio questo aspetto. Sì, se riesce a capire come farlo. Se passo la parola a Raffaella. Ok, mi sentite, vero? Sì. Allora, io mi chiamo Raffaella De Donato e lavoro dal 2010 alla Lupo Editore. Purtroppo Cosimo non è potuto essere qui perché lui, che è l'editore, e a Lecce c'è anche il Festival dell'Editoria per l'Infanzia, e quindi, diciamo, non avendo, come dicevo, il dono dell'ubiquità, l'hanno chiamato anche lì, però spero di essere una sua sostituta degna. E lavoro, dicevo, alla Lupo Editore dal 2009-2010, mi occupo di un po' tutto, perché noi siamo una casa editrice piccola, indipendente, quindi non abbiamo molte figure all'interno, ognuno fa quello che riesce a fare, quindi io principalmente mi occupo della redazione, quindi diciamo tutto il percorso editoriale di un manoscritto, quando arriva in casa editrice, quando lo passiamo poi al lettore e quando poi viene pubblicato. L'idea di questo workshop è nata con il corso di fotografia di Alessia. Volevamo appunto rendere la fotografia qualcosa di concreto e abbiamo pensato appunto a questo, come un fotografo si può avvicinare a una casa editrice. A noi ce ne capitano tanti che ci mandano dei portfolio soprattutto, oppure delle immagini, oppure semplicemente siamo noi a ricercare quel determinato fotografo o quella determinata immagine. Quindi, diciamo, in questo corso io vorrei fare un excursus su questo, quindi come lavora una casa editrice e qual è il rapporto della fotografia per all'interno di una casa editrice, appunto. Diciamo che è fondamentale in un aspetto unico, che almeno per noi che non produciamo libri fotografici, quindi non produciamo cataloghi, però il fotografo si avvicina a noi per quanto riguarda la copertina del libro, che è l'aspetto più immediato e più concreto, poi a parte la storia naturalmente del libro. Io ho realizzato queste slide e per, insomma, in maniera... Che è successo? Per fare una sintesi dei diversi concetti. Allora, la copertina di un libro, come capita penso a tutti che siamo dei lettori, è il biglietto da visita di un libro, perché naturalmente quello che una casa editrice vuole è, a parte pubblicare dei bei libri e quindi delle belle storie, attrarre con la copertina il lettore.
Naturalmente, come dicono tantissime agenzie di comunicazione, scuole di comunicazione, la copertina è come un manifesto, cioè come un manifesto per strada. E deve avere tre componenti fondamentali, cioè l'immagine, il titolo e l'autore del libro. Però è la copertina che fa decidere al lettore se prendere o no quel libro in mano e quindi se leggere poi la bandella che è questa, la storia, vabbè, lo sapete però, la storia del libro e poi infine la quarta, quindi le righe che descrivono più o meno un momento del libro. Quindi per noi che siamo una casa editrice che pubblica soprattutto autori emergenti, quindi non pubblichiamo Saviano, Mazzantini, eccetera, eccetera, la copertina è un momento fondamentale perché sappiamo che è il nostro biglietto da visita. In molte case editrici esiste il book designer, che è colui che si occupa sostanzialmente di mettere insieme tutti gli elementi grafici di una copertina, quindi il titolo, il lettering, oppure il rapporto col fotografo, quindi la foto di copertina e tutti gli altri elementi, il logo e tutto il resto. Diciamo, in una casa editrice piccola come la nostra, questa figura purtroppo non esiste. Però diciamo che si sta sviluppando come disciplina e molte scuole di comunicazione e di editoria stanno puntando tantissimo sul book design. Allora, come dicevo prima, la copertina deve assomigliare a tre cose fondamentali, cioè il libro che racchiude, quindi fondamentalmente la storia, l'editore che lo pubblica e il lettore che lo compra. Per me il punto fondamentale è sicuramente l'editore che lo pubblica, perché ogni casa editrice ha una propria identità, cioè chi va in libreria e acquista un libro della Feltrinelli, più o meno graficamente, come oggetto, sa che cosa sta acquistando rispetto a un libro della Mondadori. Ci sono molte case editrici tipo la Delphi che ad esempio da sempre non utilizzano né immagini né fotografie, nulla, ma solo dei piccoli elementi grafici e un colore forte di copertina e la loro identità, e quindi è questo quello che vogliono esprimere. Stessa cosa per case editrici molto più giovani o frizzanti, come ad esempio la Minimum Fax, giusto per citarne alcuna, una di queste, che invece è una casa editrice molto giovane, molto anche indipendente, quindi utilizza tantissimo l'immagine di copertina, ci sono degli studi anche interessanti sulle sue scelte. Quindi, dicevo, l'identità di una casa editrice, secondo me, è la cosa più importante. Attraverso l'identità di una casa editrice che appunto viene realizzata una cover. Io vorrei farvi vedere degli esempi. In questo caso, per esempio, c'è una copertina della Minimum Fax e una delle Einaudi Stile Libero. Non so se più o meno conoscete queste due case editrici. E in questo caso il grafico che ha realizzato queste due copertine è lo stesso grafico, perché molto spesso le case editrici utilizzano dei grafici freelance, quindi non sempre ce l'hanno all'interno della casa editrice. Noi come Lupa Editore, per esempio, utilizziamo diversi grafici, diversi fotografi o illustratori. E in questo caso, dicevamo, il grafico è sempre lo stesso, la casa editrice è totalmente diversa, quindi la Minimum Fax e l'Einaudi Stile Libero, e l'autore è lo stesso, è David Foster Wallace, che è un autore americano molto importante. E la differenza che appunto subito si coglie è il fatto che l'Einaudi Stile Libero abbia deciso di utilizzare attraverso il suo grafico un'immagine fotografica, rispetto invece alla Minimum Fax, che nel pubblicare, perché ha pubblicato una serie di libri di quest'autore, ha invece deciso di focalizzarsi più sul nome dell'autore, quindi perché il suo, diciamo, l'obiettivo principale era quello di vendere questo nome, quindi avevano acquistato i diritti e probabilmente puntavano su questa collana, specialmente sul nome di David Foster Wallace. Invece l'Einaudi Stile Libero da sempre utilizza, essendo una collana sulle scritture emergenti o comunque giovani, utilizza molto le fotografie, quindi in questo caso stesso grafico, vi dicevo, due scelte totalmente diverse. Invece questa è sono due copertine, una della Lupo Editore e una della Feltrinelli, è lo stesso libro, si chiama Fanculo Pensiero di Maxine Cristan.
Questo libro noi l'abbiamo pubblicato, è stato uno dei nostri primi bestseller, diciamo. L'autore è un barbone che viveva per strada a Lecce e vendeva le sue storie, letteralmente, quindi chi si avvicinava gli vendeva al prezzo di un euro, due euro dei suoi pensieri. Cosimo l'ha conosciuto, è rimasto folgorato, come spesso avviene, e quindi ha deciso di pubblicare il suo libro. Tra l'altro è stato letto anche da Stefano Benni, che gli ha scritto la quarta di copertina. E lui, questo era un libro appunto che raccontava la sua storia, come lui era arrivato dalla Croazia fino in Italia. Noi abbiamo puntato, siccome era una storia di un autore sostanzialmente sconosciuto all'epoca, abbiamo voluto puntare più che altro sull'immagine grafica, quindi non ci interessava in questo caso una fotografia, perché appunto l'autore non lo conosceva nessuno, era sbagliato per noi mettere la sua immagine in copertina e ci sembrava banale inserire la foto di un barbone, cosa che poi ha fatto invece la Feltrinelli. E perciò abbiamo puntato su un'immagine che avesse tutti gli elementi della strada, del barbonaggio, quindi la penna, questo scrittore barbone, i piccioni che rimandano alla piazza, sono tutti degli elementi grafici diversi. La Feltrinelli, che qualche anno dopo ha preso questo libro, non ha acquistato i diritti, l'ha letteralmente preso, e invece ha voluto proprio l'immagine dell'autore, che era già un personaggio, infatti adesso Maxine Cristan scrive per l'Internazionale, quindi ha fatto fortuna, diciamo, e ha voluto la sua immagine in copertina, appunto messo da barbone, quindi più didascalica di così si muore. In alcuni casi invece, se una casa editrice naturalmente deve puntare su un autore conosciuto, come può essere, come dicevo prima, un Roberto Saviano, oppure un tema conosciuto, naturalmente viene meno la logica che vi dicevo prima. Non essendo una casa editrice che pubblica un emergente, la Feltrinelli sapeva che stava pubblicando Roberto Saviano, il libro era appunto, aveva come tema una trasmissione televisiva molto conosciuta, quindi il lettore che va in libreria poco gli importa di vedere una fotografia che lo convinca o l'immagine di Roberto Saviano in copertina, ormai lo conosciamo, l'abbiamo visto in tutte le salse, quindi ha deciso di inserire semplicemente il nome con lo stesso carattere del titolo, semplicemente colore diverso. Stessa cosa, questa è la Delphi, la casa editrice che vi dicevo prima, e il tema è Freud, quindi era abbastanza banale inserire un'immagine di copertina che rimandasse alla psicanalisi o il volto di Freud. Quindi la scelta grafica dipende anche, se scegliere una foto, un'illustrazione, dall'autore del libro, dal tema, e se è un autore conosciuto basta il suo titolo, perché il lettore non ha bisogno di farsi convincere di nulla. Per quanto riguarda le copertine, naturalmente, dicevo appunto, esprime l'identità di una casa editrice e anche un po' la nostra nazionalità. Quindi diciamo le case editrici italiane lavorano e sono abbastanza evidenti in Italia, hanno uno stile proprio. Io ho preso degli esempi che riguardano più case editrici italiane ma anche straniere. Qui abbiamo un bestseller che è Il Codice da Vinci. Diciamo, questo excursus serve per capire più o meno le scelte grafiche che può fare una casa editrice. Molto spesso anche la Lupo Editore ha rispecchiato queste scelte grafiche. Allora, Il Codice da Vinci in America, che è la prima casa editrice, l'hanno pubblicato, hanno preso un elemento grafico che poi ha preso anche l'Italia, cioè la Gioconda, e quindi titolo grandissimo, perché naturalmente quello che si voleva esprimere, cioè questo era un bestseller, quindi chi andava in libreria voleva Il Codice da Vinci di Dan Brown. L'Italia invece ha puntato molto sull'immagine, quindi la Mondadori ha puntato molto sull'immagine della Gioconda, perché poi era una cosa nostra e quindi era giusto anche esprimerla. Invece è totalmente diversa la scelta di una casa editrice tedesca, che addirittura ha cambiato il titolo, quindi loro volevano vendere semplicemente Dan Brown, però non si chiama Il Codice da Vinci, ma si chiama Sacrileg. Poi sottotitolo Il Codice da Vinci, qui non si vede la Gioconda,
non esiste questo elemento grafico, e semplicemente hanno preso un libro sacro rotto da una croce, quindi hanno deciso di utilizzare un grafico, un illustratore che gli realizzasse questa copertina. Qui abbiamo invece Ian McEwan, Sabato, appunto della nostra casa editrice, delle Naudi, se non sbaglio. Sì. E invece questa accanto è una casa editrice inglese, quindi c'è sempre l'elemento grafico del tempo, che poi è l'elemento del libro, per questo vi dicevo racchiude anche il tema del libro, la copertina, però in questo caso diciamo sono due scelte grafiche diverse. Stessa cosa per sono due case editrici italiane, c'è la Mondadori, questa è una casa editrice piccolina che tra l'altro non conosco. Qui si è deciso sulla prima di focalizzare l'attenzione sull'immagine proprio della conquista dell'Abissinia, quindi questi militari, e invece nell'altro caso Faccetta Nera, quindi questi balilla che probabilmente stavano intonando la canzone. Questo invece è Andrea Di Carlo, che è stato pubblicato da, penso, tutte le case editrici d'Italia. Di noi tre è stato pubblicato dalle Naudi, dalla Mondadori e dalla Bompiani. Nelle tre copertine ci sono tre scelte grafiche totalmente diverse. La prima è un'illustrazione, la seconda anche, la terza una fotografia. Nelle prime due c'è sempre l'elemento grafico della bicicletta. E questo, l'ultimo esempio, è Murakami, 1Q84. La prima è la nostra casa editrice italiana, la seconda americana e la terza inglese. Quindi l'inglese ha deciso di fare una scelta totalmente diversa e quindi utilizzare più che altro un'illustrazione grafica. Quindi, come vi dicevo, gli elementi che compongono una copertina sono innanzitutto, in ordine proprio di importanza, l'immagine, il titolo, il sottotitolo e l'autore. Dimmi. Ah, ok. Pensavo volessi fare una domanda. Allora, per quanto riguarda l'immagine, come vi dicevo prima, dipende molto se è una casa editrice come la nostra, che pubblica sostanzialmente degli autori emergenti e quindi non abbiamo il grande nome. Il titolo e il sottotitolo è anche, diciamo, importante perché deve catturare l'attenzione, e poi al terzo posto l'autore. Allora, cosa evitare sostanzialmente nelle copertine dei libri, quindi quando si utilizzano soprattutto delle immagini fotografiche? Evitare il ritratto d'autore, almeno che non sia già noto, naturalmente. Qui abbiamo un esempio di Oriana Fallaci, dove questa collana della Bompiani ha pubblicato tutti i suoi libri con il suo diverse foto, non solo questa, e con il suo ritratto. In questo caso va bene perché Oriana Fallaci era una giornalista conosciuta, però naturalmente voi immaginate un autore emergente con la sua foto in copertina che nessuno conosce. Non so se voi acquistate il libro così facilmente a scatola chiusa. Stessa cosa, una fotografia o un'immagine di difficile comprensione. Non so se a voi capita di andare in libreria e vedere quelle copertine che proprio non si capisce che cosa vogliono esprimere. Questa, ad esempio, è una casa editrice americana. E parla questo libro, da quello che ho potuto intuire, di vampirismo, e c'è una foto di una donna scontornata, non so, un effetto grafico particolare, e poi sotto un uomo in un tunnel. Io sinceramente non so quanto acquisterei questo libro, nel senso che è davvero difficile capire anche di che cosa parla il libro, ed è importante che la copertina lo esprima subito. Stessa cosa questo libro, che è un po' più famoso, di Tolkien, L'Hobbit. Qui scelta grafica che predilige un'illustrazione, però abbiamo appunto un'illustrazione di cui non si capisce la natura, perché forse c'è un drago, un tesoro, un omino sotto, però non è abbastanza chiara. E poi che cosa evitare anche? Evitare un'immagine, una fotografia di un contesto storico-temporale diverso da quello che il libro racconta, come ad esempio quadri di pittori di passato su libri contemporanei.
E infine una foto che sia troppo contrastata, scura o con troppo rumore, qui abbiamo veramente paura di amare, ma anche di guardare, cioè c'è una donna che è stata con un lavoro di Photoshop inserita sul volto del suo amato, quindi... E questa è la Marsilio Editore, quindi non è una casa editrice emergente. Evidentemente comunque i suoi lettori vogliono un impatto abbastanza forte, scioccante. E, invece, quello che vi dicevo prima, quando vengono utilizzate delle immagini molto moderne in dei classici del passato. La Baldini Castoldi Dalai ha fatto questa collana dove ha rivisitato tutti i classici, quindi dalle ultime lettere di Jacopo Ortis, A cuore di tenebra, molti classici, diciamo. La loro scelta grafica è stata questa, ve le voglio prima far vedere e poi magari, se volete, ne possiamo parlare anche insieme. Sempre c'è un elemento comune, che è quello di questa specie di locandina, dove c'è il nome dell'autore e poi il titolo del libro, con sotto la casa editrice. Non hanno un logo, la Baldini Castoldi non ha un logo, quindi hanno inserito semplicemente il titolo della casa editrice. Ultime lettere di Jacopo Ortis, abbiamo le poste. Orgoglio e pregiudizio. Una sposa che alcune non sono di buonissima qualità, però. Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, la bipolarità con una pila. Mastro Don Gesualdo ambientato in Sicilia con uno spremiagrumi. Però secondo me la più bella è questa. Le mille e una notte con dei preservativi. Che... è stata una scelta molto... No, questa è una... cioè, la Baldini Castoldi è una casa editrice... ha rivisitato i classici. Poi c'è La coscienza di Zeno, quindi con Vietato fumare. I demoni di Dostoevsky con... non so come si chiama, le corna con... Di Addio al celibato. Di Addio al celibato, esatto. Qua probabilmente hanno scritto solo Dalai Editore, hanno deciso di togliere Baldini Castoldi a un certo punto. Poi Dracula, la dentiera di Dracula nel bicchiere. Queste sono tutte fotografie naturalmente. E Cuore di tenebra, lo zampirone, perché giustamente ci troviamo nel... Allora, la scelta della Baldini Castoldi Dalai Editore è stata una scelta molto forte, che è stata criticata in diversi forum, ma anche osannata da alcuni che ne capiscono di comunicazione, da alcune agenzie di comunicazione. Io vorrei sapere voi, più o meno da lettori, anche da fotografi, cosa ne pensate di questa scelta grafica? Un gelato. Più che da fotografo non c'è niente da dire, perché almeno non è che sia un lavoro fotografico da tenere in risalto. Più che altro una scelta grafica che può essere una scelta fatta proprio per emergere, per sì. Diversità, giusto per far parlare, no? Mi sembra una cosa del genere. Cioè. Sì, infatti questo è quello che si diceva, nel senso che comunque l'obiettivo era quello di, siccome i classici non tutti li accolgono proprio con piacere, e magari anche molti giovani non si avvicinano al libro, quindi loro hanno deciso di fare questa scelta che rompesse un po' gli schemi, quindi... Io non la critico. Questa, rimaniamo su questo. Sì. Non la critico, perché comunque magari, non lo so, vedendo una copertina del genere, no, magari in edicola ti un po' attira l'attenzione, no? Beh, sì. Secondo me un diciottenne uomo si avvicina. Dici? No. Si imprime comunque come cosa. Ci pensa, almeno lo apre. Ma tu guardando una copertina, sarebbe bello magari vedere le copertine originali?
no? Non sono state fatte delle copertine originali. Non esiste una copertina? No, no. Cioè, noi immaginiamo un libro classico, una copertina molto, no, statica, sì, monocolore, immagino, no? Immagino così. Sì, di solito i classici sì, hanno sempre questo monocolore, titolo. È Dracula, no? Dove c'è la dentiera, alla fine è solo il simbolo. Sì. Come queste mille una notte, chissà. Il fatto che sia una serie, il lavoro prende forza. No, 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 è una serie. Ce ne sono tanti altri che purtroppo non sono riuscita a trovare tante altre copertine, perché ne hanno pubblicati molti di classici con questa scelta. Diciamo che molte case editrici sono rimaste sconvolte da questo lavoro, nel senso che... Forse era proprio quello che volevano. Sì, no? Loro volevano probabilmente questo. L'obiettivo. Ma è per questo ti dico, non stiamo parlando di fotografia, ma stiamo con una scelta... anche di pubblicitaria, no? Esatto, perché loro certo. La cosa incredibile anche di questa scelta editoriale è che comunque con una ricerca iconografica abbastanza semplice, quasi da brainstorming, certo. Cioè lo spremi agrumi, i condom oppure la pila eccetera, loro in realtà hanno innescato una campagna virale. No, quindi nei forum si è parlato di questa scelta editoriale della casa editrice, pur non essendo un colosso e pur non avendo investito una lira in... Certo, come ha portato voi, non no, in a grafica, scegliere ma queste, in queste immagini e portare e farcele vedere, quindi no, sì. Penso che sia stato quello... Come la pubblicità dello strofinaccio, no? Sì, cioè, quella del... Questo per dire che comunque in alcuni casi, come diceva all'inizio Raffaella, la copertina è, bene o male, è il biglietto da visita del libro. Bene o male deve avere qualcosa che comunque ci parla, o dell'autore se è molto noto, oppure dell'atmosfera di un libro. E in questo caso questa scelta comunque utilizza la fotografia, però riesce anche a innescare altri meccanismi, certo, che vanno insomma ben oltre il, diciamo, fatto che un'immagine di presentazione. Sì, diciamo che la scelta di un'immagine di copertina è uguale, identica, come dicevo all'inizio, a quella di uno slogan pubblicitario, cioè di quei grandi manifesti che voi vedete per la città, cioè nel senso deve colpire. E come dicevo anche prima, essendo degli autori, vabbè, in questo caso sono dei classici e quindi si voleva sì causare un effetto di sorpresa, perché il classico non si va ad acquistare così facilmente. Però anche nel caso dell'autore emergente, naturalmente, che non è conosciuto se non dai familiari e magari ha una buonissima penna e ne vale la pena investire su di lui, se la copertina non colpisce, non ti permette di arrivare in libreria e scegliere quel libro, perché poi è quello il successo della casa editrice, se la Lupo fa una copertina che spinge il lettore ad andare in libreria e dirà ah, che figa, quasi quasi me lo compro, certo non lo conosco, non è la Mondadori, però la copertina è veramente bella, naturalmente là sta il successo, perché poi leggerà la storia e quindi se la storia è anche bella avrà una buona immagine della casa editrice, sostanzialmente. Questo è il discorso di fondo. Io volevo dire fare una piccola osservazione. Quando Raffaella ha chiesto come fotografi, no, giustamente diceva, come Danilo diceva, come fotografi non si può dire niente. Io però faccio una piccola osservazione che poi mi riallaccerò più tardi a... vedremo dei libri fotografici, vedremo un po' che differenza c'è tra i vari libri fotografici. Qui quello che noto però è che c'è una fortissima coerenza del tipo di immagine. Se ci fate caso, le immagini sono tutte illuminate quasi nello stesso modo, c'è una pulizia, no? Come si fa? Basta fare così. No. Ok. Quindi dicevamo una pulizia, no? Tutte le foto che hanno scelto, ovviamente qua non hanno preso foto d'autore, no? Poi vedremo anche
alcuni libri, quando è importante mettere una foto di un autore, quando è appeso in un libro e quando no, quando è più importante il tema all'interno del libro, per cui le foto sono un corollario, no? Che appunto cercano di esprimere tutte insieme qualcosa. Qui questa immagine, ovviamente l'immagine di una dentiera, non è che nessuno se la appende in camera, però qui è funzionale, no? È funzionale al libro. E comunque diciamo, la scelta della casa editrice per me, come diciamo, giudizio di fotografo, se dovessi guardare queste foto, che ovviamente non mi colpiscono come fotografie, però mi colpisce molto la coerenza con cui hanno scelto un tipo di illuminazione, come presentare l'elemento fotografico all'interno del libro. C'è qualcun altro che... Va bene, è qui. Allora, andando avanti, qual è il processo appunto di decisione, chi decide e come si decide la copertina di un libro all'interno di una casa editrice? Allora, ci sono diverse figure naturalmente, c'è il direttore editoriale che è colui che ha presente più o meno l'andamento della casa editrice, l'identità della casa editrice e vuole mantenerla tale e quindi decide in quale collana uscirà il libro. Naturalmente tutto questo quando il libro ha un giudizio positivo, perché i manoscritti arrivano in una casa editrice, poi c'è qualcuno che li valuta, ci sono dei lettori che li valutano. Se il libro è definito pubblicabile, quindi poi si deve lavorare sull'impaginazione, sulla grafica di copertina, eccetera, eccetera, il direttore editoriale decide appunto come prima cosa in quale collana uscirà il libro, perché come voi sapete esistono, per ogni casa editrice esistono diverse collane e ogni collana ha una propria, anche questa, una propria identità, quindi ci sono delle collane che ad esempio utilizzano solo delle illustrazioni, alcune che invece utilizzano solamente delle fotografie. Poi una volta che si è deciso questo, il direttore editoriale con il direttore commerciale, che invece conosce l'andamento economico del libro e quindi a quale mercato dovrà arrivare, con l'editor, che di solito è chi ha letto e corretto il libro, stabilisce il tono da dare alla copertina, quindi se è un libro abbastanza dove si vuole puntare su una copertina classica oppure su una copertina più adatta ai giovani, quindi più frizzante, più vicino a un pubblico appunto giovanile. L'editor racconta al grafico la storia del libro, quindi è raro che il grafico o il fotografo si mettono là a leggere tutto il manoscritto. Di solito c'è una scheda che viene fatta all'inizio sul libro con una sinossi e appunto, oppure l'editor verbalmente racconta di che cosa parla quel libro, quali sono i momenti migliori, i momenti peggiori. E poi c'è una ricerca iconografica attraverso motori di ricerca, ma anche attraverso contatti personali, portfogli, della foto, delle illustrazioni provvisorie, si realizzano dei bozzetti e alla fine si passa alla fase dell'approvazione, quindi il direttore editoriale, il direttore commerciale, l'editore naturalmente, in alcuni casi anche l'autore, devono approvare appunto quella copertina. Quindi, come dicevo, l'immagine fotografica viene scelta in base a due elementi fondamentali, la collana e il tema del libro. Per farvi capire meglio la collana come funziona, io ho fatto qui degli esempi della nostra casa editrice. C'è questa casa editrice che si chiama Inbox, della Lupo Editore, questa collana che si chiama Inbox, ed è una collana dove ci sono delle scritture molto fresche, giovani, sempre autori emergenti. E abbiamo voluto in questa collana unire l'autore emergente con l'artista emergente, quindi artista in senso di illustrazioni. Quindi abbiamo utilizzato molto spesso dei contatti che a noi ci arrivavano dalle scuole di illustrazione proprio, oppure da, in alcuni casi, solo in alcuni portfolio importanti, come È tutto normale, l'illustratrice di questa immagine è Nicoletta Ceccoli, che è un'importante illustratrice di San Marino. Quindi noi abbiamo acquistato i diritti per queste immagini e appunto rispecchiando la collana e il fatto che dovevano essere utilizzate delle illustrazioni di copertina, abbiamo deciso sempre di mantenere la stessa linea. Quindi come vedete c'è comunque una certa uniformità anche nella posizione del logo, nel lettering del titolo, questo deve sempre rimanere all'interno di una casa editrice. Invece per questa collana di poetica abbiamo utilizzato delle foto.
Quindi questa è una collana dove utilizziamo principalmente, no, solo fotografie. Anche in questo caso sia prese da portfogli, ma anche contatti personali o già fotografi famosi. Questa è sempre la stessa collana di fotografia. Vedete come anche il lettering del titolo rimane sempre lo stesso, proprio per dare identità alla collana, come dicevo all'inizio. Allora, per farvi capire un po' come funziona la nostra casa editrice, quindi la Lupo Editore, noi per quanto riguarda le immagini fotografiche soprattutto, perché naturalmente si può decidere, come dicevo, di utilizzare un'immagine grafica, in questo caso un'illustrazione, in questo caso noi ci riferiamo a delle scuole di illustrazione, ce ne sono tantissime in Italia, una a Macerata, a Bologna, ho anche contatti presi nelle diverse fiere, dove i ragazzi ci presentano i loro portfolio e quindi in questo caso noi facciamo più che altro dei contatti personali, quindi vediamo il portfolio, ci piace la linea grafica dell'illustratore, lo contattiamo e decidiamo insieme come realizzare la copertina. Nel caso delle fotografie è un po' diverso, nel senso che come ci succede per gli illustratori, ci sono naturalmente dei portfolio che arrivano in casa editrice, quindi noi osserviamo questi portfolio e vediamo se possono essere utilizzate delle foto per delle ipotetiche copertine. Alcune volte, invece, il più delle volte, devo dire la verità, le cerchiamo sulla rete, quindi facciamo proprio un lavoro con le parole chiave, più o meno cerchiamo a seconda del titolo, tipo questa copertina, per farvi un esempio. Poi magari Valeria ci parla anche di questa cosa della ricerca iconografica. E, questa copertina è un'immagine fotografica, si chiama, l'autrice probabilmente la conoscete, si chiama Vittoria Coppola, il libro si chiama Immagina la gioia. Lei è stata il nostro best seller per il libro precedente, che Gli occhi di mia figlia, ha venduto tantissimo e questa è la seconda prova di scrittura. E anche il primo libro aveva un'immagine fotografica in bianco e nero, volevamo che fosse abbastanza evidente la linea di questa scrittrice, scrive libri rosa, quindi una donna, un'immagine che rispecchiasse più o meno il testo. Il libro si chiama Immagina la gioia, noi abbiamo fatto una ricerca su Flickr in questo caso. E come abbiamo inserito le parole chiave, quindi donna, il tag è importantissimo, e donna, gioia, spiaggia, di tutto, in inglese e in italiano, perché volevamo comunque cercare il più possibile anche a livello internazionale. Alla fine abbiamo visto questa foto che per noi era la più bella in assoluto, perché c'era un equilibrio bellissimo tra le gambe di questa ragazza, la spiaggia, era bello il colore che è abbastanza, forse era proprio questo, non l'abbiamo modificato il tono del colore. Non si vede il volto di questa ragazza, quindi ognuno può immaginare un personaggio qualsiasi. E contattiamo il fotografo, molte volte sono dei fotografi che hanno dei siti internet, però in questo caso non c'era il sito internet del fotografo, l'abbiamo contattato attraverso Flickr e lui ci racconta una storia bellissima, che questa fotografia in realtà non era sua, ma era una foto che aveva scattato sua mamma negli anni 50 probabilmente, a sua figlia, e questa donna era una giornalista di Vanity Fair, e lei spesso faceva dei reporter nelle zone di guerra, però non sapeva utilizzare la macchina fotografica, non aveva solo così familiari, fotografava familiari e basta. E abbiamo chiesto quanto ci costavano i diritti di questa fotografia e lui ci ha detto: per me è importante che arrivi prima che mia mamma muoia, perché c'ha 100 anni, quindi se voi me lo fate arrivare proprio quel giorno, questo per noi è il miglior compenso in assoluto. E naturalmente ha voluto tra i credit il nome della mamma e non il suo nome. Purtroppo è arrivato 3 giorni prima che morisse, però vabbè, questa è un'altra storia. Dopo che morisse, sì.
scusate. Sì, purtroppo non ce l'ha fatta vederla, però le abbiamo mandato il PDF, l'ha stampato, quindi era contentissima che la sua foto insomma, fosse ritenuta adatta per una pubblicazione. Quindi, come dicevo, sì. Vai. E noi facciamo delle ricerche su dei siti come Flickr, DeviantArt, e il nostro grafico naturalmente ne conosce molti di più, sono tutti dei siti di fotografia dove i fotografi a bassa risoluzione naturalmente inseriscono le loro fotografie. In alcuni casi invece sono commissionate, cioè se il libro, l'autore, l'editore decidono che quel libro deve assolutamente avere un'immagine fotografica e quindi non un'illustrazione. Sappiamo, conosciamo già un fotografo, sappiamo come scatta, ci piace il suo occhio e quindi gli commissioniamo il lavoro. In questo caso per noi è un investimento importante, nel senso lo facciamo solo su libri che sappiamo che ci renderanno lo stesso, quindi non sempre questo avviene. Avviene soprattutto per, noi abbiamo anche un'etichetta musicale che si chiama Ululati, e in quel caso ne abbiamo commissionate perché per un CD, per la cover di un CD non puoi fare una ricerca come per il libro. In quel caso molte volte devi prendere l'artista, oppure devi fotografare l'artista, oppure il cantante sa già quello che vuole sostanzialmente. L'idea è abbastanza chiara del disco, invece il libro si può un po' osare. Oppure in alcuni casi ci vengono fornite dagli autori, quindi l'autore ci dice: io vorrei che nel mio libro ci fosse questa immagine, a volte sono orrende, però magari fateci un lavoro sopra, grafico, e alla fine però ci tengo tantissimo che ci sia questa foto. In alcuni casi abbiamo fatto anche questo, se insomma l'autore ce lo richiedeva e la foto, modificandola, non era poi malaccio. Io mi riallaccio un po' al discorso dell'importanza, faccio un passo indietro rispetto a quello che diceva Raffaella, anche volevo parlarvi anche di un altro caso, sempre in Casa Lupo, relativo all'immagine, al reperimento iconografico soprattutto. E volevo parlarvi appunto dell'importanza anche di quando utilizzate, adesso come adesso, magari chi si diletta di fotografia, chi fa fotografia a livello professionale, sicuramente utilizza dei canali come Flickr oppure DeviantArt In realtà sono, cioè, vi farò anche alcuni esempi di motori di ricerca, le possibilità sono infinite. L'importante è soprattutto anche quando si usano questi motori di ricerca, questi archivi online così, a noi così familiari, l'importante è soprattutto non sottovalutare l'importanza di utilizzare dei tag funzionali e anche spesso anche di utilizzare dei titoli un po' più evocativi, anche se si tratta di un paesaggio, mare, spiaggia, insomma, molto insomma, familiare a noi, di utilizzare anche in questo caso magari un titolo un po' più evocativo, di scrivere i tag, soprattutto per esempio in questo caso il fotografo, il proprietario dell'immagine, sarebbe il caso di dire, è stato molto bravo perché utilizzando Flickr ha utilizzato i tag giusti e così in questo modo Lupo Editore è riuscito comunque a raggiungere quel proprietario dell'immagine, perché attraverso comunque il tag è riuscito a mettere quelle parole chiave descrittive anche dell'immagine stessa, quindi non stiamo parlando di pratiche molto difficili, in realtà utilizzando già la parola vintage piuttosto che donna, mare, spiaggia, tramonto, in questo caso Lupo Editore è riuscito a contattare il proprietario, anche perché loro cercavano proprio un'immagine vintage, quindi ha utilizzato effettivamente il tag giusto.
Un'altra cosa molto importante quando utilizzate questi motori di ricerca, vi consiglio anche di fare, quando scrivete i tag, fate anche una traduzione o in inglese o in francese o in qualsiasi lingua insomma voi conosciate, soprattutto in inglese, perché anche quello è uno strumento importantissimo, efficacissimo per raggiungere delle persone non soltanto entro i confini nazionali ma internazionali. Mi riallaccio per esempio a Vittoria Coppola. Ah, la faccio vedere, sì, visto che ci sono. Se riusciamo a cercarla. E vi parlo insomma di questo, di questa esperienza all'interno della Lupo Editore, che anche questo è un po' dell'incredibile. Sì, perché poi ci succedono sempre queste cose incredibili, sembra che ce le inventiamo, invece non è vero. Ah, poi tra l'altro questo libro, la storia è ambientata in Sicilia, quindi a noi serviva una spiaggia, in realtà questa è la Scozia, però si capisce poco perché, voglio dire, c'è il mare, la sabbia, andava benissimo. Allora, scusate. Ok, questa è l'altra copertina del primo libro. Questo è l'esordio di Vittoria Coppola, che è una giovanissima autrice che è balzata agli onori della cronaca nazionale e internazionale perché il libro è stato segnalato in una rubrica del TG1, Billy il vizio di leggere, sbaragliando una concorrenza di autori spaventosa, quindi anche di Buttafuoco, se non erro, è stato premiato come miglior libro dell'anno pur non essendo uscito. Cioè, questa è la straordinarità di... No, miglior romanzo del 2012, sì. Non essendo uscito... In che senso? Avevate pochissime copie. Sì, ne avevamo poche. Nessuno aveva letto praticamente il libro, però si è creata questa campagna comunque di feedback per Lupo Editore, che è riuscito appunto... Questo libro è riuscito a vincere questo importante titolo, permettendo anche poi, insomma... al Lupo di approdare anche questo aspetto incredibile a un circuito molto più grande rispetto a quello utilizzato, quindi utilizzando dei distributori a livello nazionale e senza aver fatto praticamente assolutamente nulla, un po' come la stessa storia della casa editrice precedente. Questo ritorno al fattore immagine copertina per dirvi questo, ovvero che dell'importanza anche dei tag e dei titoli giusti. Per esempio, questa immagine è stata selezionata da Lupo, da Cosimo, digitando semplicemente il titolo del libro. Ed è venuta fuori questa immagine da un motore su di DeviantArt, ricerca. Su DeviantArt. Però ovviamente anche questa immagine, cioè guardandola, non ci viene subito, non è immediato il titolo, eppure, perché comunque c'è un fotografo russo, sì, questo. È un ambiente familiare. Familiare, sì, perché anche questo è un libro che parla come temi la famiglia, questa giovane ragazza, sempre in tema l'amore. E questa copertina ci sembrava più adatta perché era un ambiente molto italiano anche, quindi la campagna, nonostante sia la Russia, e la campagna, la gallina, il cane, questa ragazza un po' diciamo giovane, però con la faccia pulita, perciò ci sembrava adatta sia per l'autrice che per il libro, che è appunto un libro che raccontava la storia di questa ragazza di campagna, quindi poteva andare molto bene come scelta grafica, e devo dire che ha riscosso molto successo, perché soprattutto per il pubblico di Vittoria Coppola, perché poi il pubblico del lettore è la cosa più importante, nel senso anche lui ha un gusto estetico e quindi si fa colpire da un determinato tipo di illustrazione, di immagini, e per il suo pubblico questa foto è stata proprio una foto azzeccata, perché tutti si immaginavano la protagonista come questa ragazza di campagna con la gallina in mano, perciò andava benissimo per noi. Poi chi ha letto il libro
ha visto anche nella copertina questo specchiamento. E alcuni, appunto, come diceva Raffaella, addirittura hanno scambiato la protagonista della copertina, non sappiamo assolutamente chi sia. Cioè, hanno, pensavano fosse un ritratto. Fosse un ritratto in realtà. Si vedono gli occhi, anche interessante. Sì, sì. Li lascio immaginare durante la lettura. Sì. Guarda, questo è un altro aspetto, per esempio, del ricercatore iconografico, che di solito viene scambiato come colui che reperisce immagini per un servizio fotografico, piuttosto che per una mostra, per una copertina, un CD o per esempio una campagna pubblicitaria. In realtà non si tratta soltanto di reperire immagini, ma di trovare l'immagine giusta, in grado anche di aprire connessioni più diverse e disparate. Questo è un lavoro delicatissimo. Io penso anche che, insomma, una casa editrice soprattutto ha anche la sua responsabilità. Sì. Non a caso il ricercatore iconografico spesso lavora anche con chi si occupa di commerciale. Sì, perché naturalmente in questo caso, nel caso di Vittoria Coppola, ve ne parliamo perché appunto è stato il caso editoriale del 2012-2013. Dopo questa copertina e dopo che ci ha colto di sorpresa il suo successo, perché naturalmente una casa editrice non si aspetta sempre per un autore emergente, ok, pubblica il libro, poi speriamo che piaccia. Di solito se ne vendono sempre un po' pochine di copie. E nel suo caso invece, grazie al passaparola, ai forum femminili, eccetera, eccetera, è diventato il caso letterario salentino. Quindi per noi andava benissimo, abbiamo pubblicato questo libro, grazie a lei siamo entrati anche nel circuito di distribuzione nazionale, che per una casa editrice è un successo. E la seconda copertina non andavamo più a cuor leggero, nel senso, nel primo caso abbiamo fatto una scelta di una foto ispirati, quindi abbiamo messo il titolo Gli occhi di mia figlia su DeviantArt, in italiano e in inglese, ci è uscita questa immagine, abbiamo detto vabbè, niente male, contattiamo il fotografo, vediamo come va. E nel caso di Immagina la gioia, quindi del secondo libro, naturalmente, cioè, l'autrice era già un nome, quindi non potevamo sbagliare la copertina, cioè, per noi era una responsabilità comunque molto grande, e questo, come anche il titolo, non si può sbagliare in questi casi, e quindi volevamo colpire lo stesso pubblico che aveva colpito l'immagine precedente. Quindi cosa fare? E per questo abbiamo puntato su, essenzialmente, la prima cosa che ci è venuta in mente come scelta editoriale è stata quella di puntare sull'immagine di una donna, perché era la cosa più ovvia anche, anche per il soprattutto per il target. E poi comunque l'immagine di, avendo avuto in precedenza un'immagine in bianco e nero, quindi volevamo comunque rimanere su questa immagine sognante del vintage, del vecchio, sempre queste ragazze assolutamente semplici, quindi sì, in questo caso è stato un po' più difficile cercare l'immagine giusta, però alla fine vi ho raccontato, abbiamo avuto questa conoscenza molto interessante che ci ha ceduto i diritti di questa fotografia, e sì, quindi hai assolutamente ragione. Sì, appunto l'importanza anche poi di lavorare col commerciale per una responsabilità che ha il ricercatore iconografico, che purtroppo è una figura che anche sta scomparendo. Soprattutto, cioè, ne conosco alcuni, ma in gruppi editoriali grossissimi come l'Espresso, ancora diciamo che c'è questa figura professionale. Per esempio nella casa editrice Lupo non c'è. Però c'è un grafico, c'è Cosimo, c'è Raffaella, che conoscendo bene i contenuti del libro, lavorando in redazione, possono dare delle indicazioni importanti e possono anche sostituirsi in questa funzione, cioè ricoprono in realtà questa funzione. E il ricercatore iconografico, come vi dicevo, è una figura importantissima ed è una, soprattutto per
per la propria capacità di poi di aprire e di scegliere aprendo più connessioni possibili attraverso un'immagine. E non è soltanto come insomma vi dicevo prima, chi sceglie un'immagine a caso. Non c'è paradossalmente un percorso formativo per questa figura professionale. È una figura che, anche se voi per esempio lavorate anche nel campo del giornalismo piuttosto che appunto nell'editoria eccetera, è un lavoro che si impara facendo, come spesso accade, ed è un lavoro che, in cui si è in grado di fare un buon lavoro e di migliorarsi soprattutto attraverso l'esperienza, avendo un proprio proprie cartelle immagini, conoscendo bene il lavoro dei fotografi, ricevendo portfolio oppure avendo comunque dimestichezza con gli archivi online o anche semplicemente sì, siti di fotografia oppure comunque i portfolio dei fotografi sono importanti, ma anche avere, cioè il grafico come chi ricerca, fa ricerca iconografica, devono avere comunque una conoscenza molto ampia, nel senso devono conoscere, devono aver fatto una ricerca anche loro prima dei nuovi fotografi, di sì, rimanendo insomma, costantemente anche informati ad esempio, nel momento in cui riceve il portfolio di un artista, anche sui lavori che questo artista poi fa dopo, e deve avere anche una buona capacità, una buona memoria fotografica, perché molte volte non tanto cioè, sicuramente anche lavorando in una casa editrice dove magari hai un tot di tempo per preparare una copertina. Poi pensate per esempio al ricercatore iconografico che lavora all'interno di una redazione e ha bisogno di cercare un'immagine, perché gli viene chiesto al ricercatore di cercare un'immagine, deve essere sicuramente a dei tempi più ridotti, deve essere veloce e deve suggerire nel più breve tempo possibile l'immagine giusta per quel servizio, per quella mostra piuttosto che un catalogo, deve comunque suggerire nel più breve tempo possibile un'immagine che sia comunque soddisfacente. Ti interrompo un attimo, ad esempio in questo caso proprio della ricerca dei grandi fotografi, questa probabilmente è stata l'unica copertina dove abbiamo investito tantissimo, perché la fotografa Ellen Coy è una fotografa finlandese, se non sbaglio, comunque del nord Europa. Questo è il suo sito, naturalmente chi ha fatto questa ricerca, il nostro grafico, conosceva bene Ellen Coy. Il libro parla di un rapporto di una donna con l'acqua, che alla fine poi è il suo ventre. E abbiamo deciso di utilizzare come immagine una presa proprio dal catalogo di Ellen Coy. E cosa significa acquistare anche queste immagini? E per una casa editrice la prima cosa naturalmente è il contatto, quindi quando si vede l'immagine giusta si contatta il fotografo e si chiede si chiede al fotografo quanto costa acquistare quella immagine. La cosa importante per quanto riguarda i diritti, quello di vedere quante copie devono essere stampate di quel libro. Se è una casa editrice che ha una tiratura di 50.000 copie, quindi 50.000 persone vedranno quella immagine di copertina, naturalmente il prezzo deve essere molto 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 alto. E noi, essendo una casa editrice che abbiamo una tiratura minima di 1.000 copie, fino in alcuni casi siamo arrivati anche alle 10.000 copie, però partiamo dalle 1.000 copie, e il fotografo deve conoscere, la prima cosa che ti chiede, come ad esempio Ellen Coy, che penso abbia lavorato molto in questo settore, è: ok, quanta tiratura ha il libro? Quante copie dovete stampare di questo libro?
naturalmente è sempre una contrattazione anche quella, quindi bisogna sparare un po' meno per non avere un prezzone, nel senso che in questo caso noi le abbiamo detto che del libro avremmo stampato 1000 copie, tiratura minima, e poi naturalmente a step successivi, cioè se del libro fossero state stampate 5000 copie, dovevamo corrispondergli altri diritti per quel numero, dalle 1000 alle 5000. E il prezzo che lei inizialmente ci aveva proposto era circa, solo per i diritti di pubblicazione, forse 800 euro ci aveva richiesto come diritti. Poi vabbè, dopo una serie di contrattazioni siamo arrivati a 350 euro, però... Chi fa le contrattazioni in casa di... Di solito sono io, perché sono di Bari, quindi sono più abituata a fare queste cose. Siamo riusciti appunto ad arrivare a 350 euro per 1000 copie. Però naturalmente si scrive un contratto, cioè non è a voce, quindi all'autrice si dice ok, però nel momento in cui voi stampate più di 1000 copie e quindi è tutto dimostrato con dei tabulati, perché se Messaggeria Distribuzione, che si occupa della vendita dei libri, ci manda una vendita di questo libro di 10.000 copie, è normale che noi ne abbiamo stampate molto di più, è ovvio. Quindi il fotografo può assolutamente chiedere i tabulati di stampa. Cioè, dopo 3 anni, perché questo è il tempo per capire come si è mosso un libro, sale naturalmente. Cioè, se ne fai 1000 mi dai... Ti do 350 euro, se sei Ellen Coy. Se ne fai 10.000 non mi dai 3.500, no. Mi dai 8.000. Sì, poi vabbè, anche lì... Sì, anche lì c'è, tenete conto che questa è una foto di un già fatta, quindi un lavoro fotografico già fatto, non è una produzione commissionata. Anche questo è importante, cioè se tu la puoi utilizzare, un altro aspetto importante è questo, se il fotografo ti può dire ok, io ti cedo il diritto ma non esclusivo, quindi io questa foto se la voglio utilizzare per una mostra fotografica, per un CD, per, la posso utilizzare, non ti devo... Sì, cioè, nel senso, no, a noi va bene, perché anzi è meglio, se non c'è il diritto esclusivo, per noi è mille volte meglio, perché significa che chi andrà a vedere una mostra e c'è questa foto di Ellen Coy, sì, magari può pensare, ah sì, mi rimanda a questa copertina della Lupo Editore, oppure va in libreria, vede la copertina, dice, ah ma questa è la fotografia che ho visto alla mostra a Roma, quasi quasi mi compro il libro. Sì, ci sono... Andiamo sempre nell'ambito appunto delle connessioni che poi è capace un'immagine di innescare, e anche appunto nella bravura di un buon ricercatore iconografico che ha scelto un'immagine di un fotografo, di una fotografa a questo punto nota a livello internazionale, e quindi se non avendo il diritto esclusivo di utilizzare quella foto, in realtà buon per loro, perché circolerà su altri canali, su altri contesti, e magari anche facendo semplicemente una ricerca immagini su Google, cerchiamo voce Ellen Coy, cerchiamo, sicuramente se vai su immagini simili, se ti ha catturato quelle immagini, questa fotografia in particolare, qualcuno cliccherà anche sulla copertina di Lupo Editore, andrà sul sito di Lupo Editore, e quindi avrà, la casa editrice ha un feedback in questo senso, anche a livello di conoscenza. Cioè uno strumento importantissimo ed un errore è anche per il fotografo, ovviamente, se sei un emergente. Per esempio Ivan, che ha vinto lo scorso anno questo piccolo concorso interno, in realtà era un workshop che avevamo organizzato per Ivan, che non aveva mai pubblicato prima di allora, sicuramente è un fattore importante, perché leggendo la bandella, perché ovviamente il
si nomina il fotografo, ci sono i credits o il sito? Noi ad esempio nominiamo anche il sito internet del fotografo, oppure a volte anche l'email se il fotografo vuole, quindi cioè, proprio perché la nostra filosofia è quella di creare un mercato dove si conoscano nuovi autori, nuovi illustratori, nuovi fotografi. In rarissimi casi, come vi dicevo, come questo di Ellen Coy, abbiamo scelto un'immagine importante perché puntavamo tanto su quel libro e quindi volevamo l'immagine giusta che riuscisse. Anche questo è importante, quanto una casa editrice vuole puntare su un titolo o no, diciamo. E no, è andata bene perché, vabbè, il libro è uscito da poco in realtà, non è uscito da tantissimo, è uscito quest'inverno, però sì, sicuramente per quanto riguarda la copertina, l'illustrazione è riuscita, la foto è riuscita ad attrarre molto, perché comunque una bellissima foto, poi il titolo non è assolutamente invadente, come avete visto, quindi perché volevamo che si vedesse, non si vede, scusate. E volevamo che si vedesse più l'illustrazione, poi comunque c'è stato questo gioco grafico del grafico di mettere il titolo all'altezza delle mani dove poi si concentra, dove si focalizza l'immagine, quindi sembra quasi che la donna stia prendendo il titolo, sia lì vicino, quindi anche bisogna fare delle scelte anche mirate su questo forse. A livello grafico sì, e poi comunque un altro, diciamo, tra gli errori da non fare per quanto riguarda i ricercatori iconografici e l'importanza comunque che riveste il fatto di lavorare a stretto braccio con la redazione, di conoscere bene i contenuti. Cioè il grafico in questo caso che ha fatto la proposta, non essendoci in Casa Lupo una figura deputata a questo tipo di ruolo, per esempio ha suggerito questa immagine non soltanto perché conosceva il lavoro di Ellen Coy, quindi magari è venuto subito in mente, ma anche per l'elemento dell'acqua che ne caratterizza, quindi e che rispecchia, anche se per esempio non è invadente, sicuramente è un elemento che poi nel libro ritorna e quindi si rispecchia anche nella copertina. Non lo so, Alessia, quale? Ellen Coy? Sì. Ma io volevo aggiungere solo una cosa. Raffaella diceva prima giustamente, sono rari i lavori, no? Che vuoi prendere gli autori importanti, famosi, sì. E famosi. In questo caso appunto questa foto non è stata fatta per la copertina, è un'immagine che fa parte di un gruppo di una serie di un lavoro, no? E quindi diciamo è raro che un fotografo, io mi metto dall'altra parte, no? È raro che un fotografo ti ceda anche il diritto di produzione, perché se notate sotto questa foto per esempio ci sono l'anno di realizzazione, le dimensioni dell'immagine. Questa foto quindi è stata pensata per un altro tipo di dispositivo che non è quello del libro, che è quello della galleria, quindi ovviamente anche quando a volte ti chiedono un'immagine per un altro uso che non è quello che tu hai pensato, però questa foto ha un valore commerciale per una questione di diciamo, serietà. Quando produci un corpo di lavoro tu stai vendendo un'edizione, adesso su questo non c'è scritto, però sicuramente queste immagini hanno tiratura limitata, quindi saranno 5, 7, di solito quella è la tiratura che un fotografo fa, e le dimensioni sono messe non a caso, si mettono le dimensioni delle immagini perché tu garantisci a chi sta acquistando la tua immagine che esiste solo quella tiratura in quelle dimensioni. Questo garantisce a chi compra, diciamo, di comprare un pezzo, un'opera, no? Tu garantisci che non farai 5 copie in questo formato e 200, 10, 15 che poi vendi a 10 euro, no? Perché questo, diciamo, svalorizza un po' il valore della foto. Giustamente se ti chiedono di dare la tua immagine per un altro uso, come quello appunto del libro, il valore della foto deve essere alto anche per una questione di equilibrio tra quello che tu stai vendendo come opera, che ovviamente è un altro concetto, ha un montaggio, ha un costo di produzione, quindi anche per quello spesso le foto di un autore importante costano, ma anche per il valore in sé dell'immagine, quindi
è impossibile che l'Encoi dicesse no, mi fa piacere se mettete la mia copertina sulla copertina. Sì, diciamo non è stata contentissima, però, però lei è di Bari, quindi ce alla fine fa. No, alla fine comunque gli abbiamo fatto capire che eravamo una casa editrice piccola, non avevamo delle tirature enormi, quindi comunque non aveva un circuito di distribuzione di chissà quale entità. Io lo dico anche perché a volte capitano che un fotografo viene chiesto una foto e magari tu hai realizzato per un'altra cosa o l'hai realizzata apposta e ti chiedono quanto costa. Cioè è molto importante chiedere che ne devi fare, perché se mi dici ma guarda mi serve perché che ne so mia madre vuole una foto mia dove esco bello, vabbè questo è il prezzo. Se però magari tu mi stai dicendo no, questa foto è l'immagine di un flyer promozionale, sarà la mia identità per un anno, beh, è diverso. Quindi quando mi chiedono delle foto per qualsiasi uso, chiedete che tipo di uso, come diceva giustamente Raffaella. In casa editrice si chiede, per le case editrice si chiede quante tirature fate, per un altro tipo di approccio chiedete qual è l'uso. Se è un uso commerciale non può avere lo stesso valore che se ti stai facendo un book fotografico che magari va a finire nel cassetto della nonna e va bene, però se ha una distribuzione grande a quel punto insomma dovete mettervi d'accordo e informarvi. Dipende sempre da chi è, che tipo di distribuzione se ne farà, però è importante capire la destinazione che ha questa foto. Sì, qui ad esempio ci sono, vabbè comunque come dicevo per chiudere un po' questo argomento, l'Encoi è stato davvero un caso raro, di solito i fotografi sono fotografi comunque, sì, lo stesso conosciuti, però nazionali, un po' più l'Encoi espone in tutto il mondo, è stato anche complicato l'approccio, però poi ce l'abbiamo fatta. Invece se è un fotografo comunque emergente o semi-emergente, e, rispetto a quello che dicevamo prima, a lui di solito fa piacere. E non, certo, è sempre una vendita, questo non significa che te la deve cedere gratuitamente, assolutamente no, però comunque è un canale molto, cioè il libro è un canale di distribuzione abbastanza forte di quell'immagine. Noi non abbiamo mai chiesto i diritti esclusivi di riproduzione dell'opera per i motivi che vi dicevo prima, perché noi vogliamo che il libro sia riconoscibile anche attraverso quell'immagine, magari vista in un altro momento, in un altro contesto, su un flyer, su un volantino, in una mostra fotografica, va bene comunque per noi. Per quanto riguarda la ricerca, che abbiamo alcune copertine che abbiamo noi ricercato attraverso, non so perché si sta aprendo in questo modo, scusate, che abbiamo preso dalla rete, quindi attraverso i motori di ricerca. No, lo facciamo così, forse è meglio. Allora, ad esempio, vabbè, alcune non sono ad alta risoluzione, non sono riuscita a prendere ad alta risoluzione. Questo è un libro dove la copertina è stata ricercata anche questa attraverso Flickr, dove sono stati acquistati regolarmente i diritti. Il fotografo, anche lui, non fa questo di professione, però l'immagine a noi piaceva e andava bene per il libro. Questa è la foto che vi ho fatto vedere prima, anche questa. In questo caso, per esempio, sono più foto messe insieme. Quindi qui c'è stato un lavoro grafico enorme, perché la donna che è qui in primo piano in realtà non aveva questo vestito, non aveva questo colore di capelli, non aveva questo cappello, era solamente sdraiata con questa goccia. E poiché questo libro racconta di una donna balcanica, e noi volevamo che avesse una connotazione sul libro. In questa copertina ci sono all'incirca una decina di fotografie messe insieme, quindi c'è l'immagine di questa donna, poi è stato fatto un lavoro grafico sul vestito, è un vestito con diversi ornamenti, penso tipici, e il colore del capelli è stato modificato nel colore rosso. Poi qui ci sono altre due foto diverse,
questa è una foto dell'Albania da lontano e questa è una foto invece del Salento, di Torre Sant'Emiliano, perché il romanzo è ambientato a Torre Sant'Emiliano. E qui ci sono delle foto di rovi, anche questo penso siano due foto diverse. Quindi qua è stata fatta completamente una composizione grafica diversa. Il fotografo ha ceduto, ogni fotografo ha ceduto i diritti di una determinata, di un determinato pezzo dell'immagine. E quindi anche, cioè, per dire che non sempre si può trovare l'immagine giusta, comunque a volte, anche se è l'immagine fotografica di un fotografo, noi chiediamo il permesso di poter fare delle modifiche perché la vogliamo rendere più adatta alla copertina di quel libro. In questo caso, vabbè, non ci sono stati problemi, soprattutto per il fotografo della donna, perché questo è stato il lavoro più invasivo e non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Anche questa è un'immagine fotografica presa da un motore di ricerca su internet. Avevamo bisogno in questo caso di una foto di un bambino che si tuffasse, ambientato in Salento, è appunto la storia di un bambino che dopo un tuffo rimane paralizzato, il fratello che era dietro di lui, questa è proprio davvero l'immagine giusta, il fratello che era dietro di lui lo aiuta poi in questa ripresa alla vita. E questa per noi era davvero la foto giusta, nel senso che c'erano degli elementi che rimandavano al sud, quindi agli zoccoli, il cestino per andare al mare, questi ragazzini comunque del sud, è ambientato anche questo in Sicilia, o forse non mi ricordo, o in Sicilia o in Puglia. Questo è anche sono due fotografie lavorate con degli effetti grafici, questo è un giallo, quindi volevamo fare un lavoro che fosse adatto appunto per un libro giallo, quindi il mistero, questo bicchiere, l'avvocato del re, perché il re, la figura degli scacchi, l'abbiamo cercata apposta. E basta, queste sono delle copertine che abbiamo ricercato su internet. Queste invece sono commissionate oppure richieste a dei fotografi. Allora, vediamo. Allora, in questo caso, ad esempio, questa è una storia ambientata a Taranto, come si chiamano quelle, non mi viene il nome, le mattatoie, esatto, e avevamo bisogno dell'immagine di un cuore e quindi il fotografo ci ha realizzato questa foto. Questa invece è presa da una Emanuela Bartolotti, una fotografa salentina. Il libro si chiama Mai più scema e parla appunto di psicologia femminile, quindi la Barbie ci sembrava adatta. E questa invece è la protagonista del libro, Laura, e quindi abbiamo deciso di utilizzare la sua fotografia. Questo è un libro di una, sì, la fotografa si chiama Daniela Enrico, è brindisina, e anche l'autore è brindisino. Cioè, questo libro racconta appunto, sono dei racconti diversi dove si parla di musica e di cucina, quindi abbiamo messo insieme questi due elementi grafici. E questa invece c'è stata, anche questo dovrebbe essere, non ricordo il nome, però è sicuramente un fotografo importante che ci ha ceduto i diritti dell'immagine. Questo è un libro di poesia e questo è un bambino buddista. In questo caso anche una fotografia che abbiamo richiesto a una fotografa attraverso il suo portfolio che ci aveva inviato in casa editrice. E abbiamo deciso di modificarla un po' per renderla più adatta al romanzo. E questa è sempre Emanuela Bartolotti, e questa è una foto, è un libro ambientato negli anni 20 di una donna che vive in questa masseria, e anche in questo caso abbiamo questa illustrazione, cioè questa fotografia è stata presa da un lavoro fotografico che ha fatto lei sulle fiabe. Quindi non c'entra nulla con il tema del libro. Lei ha inserito questi personaggi delle fiabe all'interno di contesti diversi. Questo invece è un saggio appunto sulla cultura megalitica della Puglia.
abbiamo preso questa foto di Lionello e Bertolucci, che ha fatto tutto un lavoro fotografico sulla Puglia e sui menhir. E questa è stata anche commissionata dall'autore al fotografo, perché l'autore voleva una foto che rispecchiasse totalmente l'idea del libro e ha richiesto a un fotografo suo amico di realizzarla esattamente come voleva lui, appunto. Anche questo è un libro che, dove ci sono delle ricette tutte basate sul fritto, e la fotografa appunto ha realizzato anche questa è stata commissionata, ha fritto un papillon davvero e l'ha fotografato. E poi, vabbè, questi sono i casi in cui sono stati dati degli autori, questi sono i casi un po' in cui ci vergogniamo, però vabbè, ve li faccio vedere comunque. Vabbè, questa cosa andava benissimo perché anche questa era ambientata in Salento. Questa invece è l'autrice che ha voluto la sua foto in copertina col titolo Svelata. Cosa avrà voluto dire? Non si sa. Questo è l'autore del libro, l'errore che vi ho detto di cui sopra, mai mettere fotografie, vabbè, in Salento diciamo per Luigi Mele è più o meno conosciuto, però a livello nazionale no, questo è stato uno dei nostri grandi errori, ve lo dico. Sì, di solito sì, però questo era un libro di poesie, diverso dall'altro che invece era un romanzo, e quindi siccome chi aveva acquistato l'altro libro acquistava questo perché era di Pierluigi Mele, abbiamo voluto mettere la sua osare mettere questa foto di copertina, però è stata sbagliatissima. Abbiamo imitato anche un po' la grafica dell'Einaudi, se vedete. Abbiamo un po' strizzato l'occhio alle Einaudi, però è stata una scelta sbagliatissima questa. Infatti ne abbiamo vendute pochissime copie, vi dico la verità, perché comunque l'autore non era Dan Brown, appunto. Quindi. E questa invece è un'altra autrice, si chiama Gloria De Vitis, che ha voluto il suo fondoschiena e non c'è stato verso di farle cambiare idea, le abbiamo detto in tutte le lingue, ma no, ma è volgare, ma ha detto pubblico, oppure comunque solo se c'è questa immagine di copertina, va bene. In alcuni casi, diciamo, se sul libro noi non puntiamo molto o se, come si dice, una marchetta, va bene, cioè nel senso, cioè, diciamo, parliamoci, tanto Cosimo non c'è, quindi posso dire tutto qui a braccio. Però se è un libro che noi ci teniamo tanto, come vi dicevo, come il libro con l'illustrazione, con la foto di Ellen Coi o altri della collana in box su cui ci teniamo tantissimo, noi facciamo un lavoro di grafica e di ricerca lunghissimo, perché comunque puntiamo sull'immagine giusta, quindi non ci sono favori in quel caso, dipende molto dal libro e dal lavoro che stai facendo, perché naturalmente una piccola casa editrice a volte non può pubblicare solo quello che vuole, sostanzialmente, quindi purtroppo è così. Va bene, allora, no, io magari prima di passarti la parola sui libri fotografici, se volete facciamo una pausa. Facciamo una pausa per un caffè e poi nella seconda parte, non so quanti di voi hanno portato, non so se vi è arrivato l'email per richiedervi materiale, non so quanti di voi hanno portato... No, posso farvi vedere quelle copertine sbagliate. Magari dopo la pausa e poi. Vabbè, allora facciamo 20 minuti di pausa e ci rivediamo qua. Sì. Per quanto riguarda le proposte per le foto, per le immagini del libro, io non ce l'ho fatta perché ho tutto su Flickr. Eventualmente ci cioè, date qualche altra indicazione sulle vostre scelte, cioè sulla scelta che farete, perché ho letto un po' la sinossi del libro. Sì, sì. Diciamo... Adesso magari ne parliamo. Vi posso lasciare l'email della casa editrice anche? Sì, possiamo. Sì, sì. Va bene. Allora. Anche del materiale fotografico. Antonio, che riprendiamo.
Allora, due, possiamo iniziare? Ci siete? Sì. E, allora, volevo parlarvi velocemente di due cose prima di passare la parola ad Alessia. Per quanto riguarda i contratti, la cosa che dicevamo prima, come è successo con Ellencoi, ho trovato questo contratto che avevamo realizzato per la copertina di Danza di Nervi, che è una copertina fotografica. Vediamo se trovo la foto, così ve la faccio vedere. Allora, questa è l'immagine, è una copertina, è una fotografia che abbiamo trovato sempre sui motori di ricerca. Il fotografo si chiama Laso de Valdez e questo è il contratto che noi le abbiamo fatto, giusto per farvi capire un po' come funzionano anche i diritti. In questo caso, vabbè, c'è naturalmente in inglese perché il fotografo è spagnolo, però non conoscendo lo spagnolo l'abbiamo realizzato in inglese. E qui appunto si dice che riceviamo dal fotografo una fotografia per il libro Danza di Nervi, e il rimborso è di 50 euro in questo caso, perché la tiratura era molto molto bassa, e di 500 copie, perché di solito per le poesie non si vende molto, perché le poesie hanno un mercato minimo. Abbiamo dato anche in omaggio una copia del libro. Naturalmente si dice che il fotografo è d'accordo a inviarci una fotografia in alta risoluzione. Naturalmente qualsiasi altro cambiamento verrà comunicato tra fotografo e autore. Questo è stato uno dei contratti che abbiamo stipulato per una fotografia. Come vi dicevo, naturalmente i prezzi cambiano in base alla tiratura del libro. Qui avevamo specificato che la tiratura era molto molto limitata. Era un'immagine già edita, quindi non l'ha realizzata per noi come casa editrice. Allora, io poi volevo farvi vedere alcuni esempi, chiedervi anche un parere su alcune copertine, che sono delle copertine non della nostra casa editrice, ma internazionali, quindi anche di case editrici straniere. Non so, anche per il vostro occhio, un po' di fotografi, ma anche di lettori semplicemente, che vanno in libreria, secondo voi se queste copertine funzionano, non funzionano e perché non funzionano? Quindi, per esempio questa. Si vede? Sì. In base a quello che dicevamo prima, naturalmente ci deve essere un equilibrio di massima nella copertina del libro e quindi deve essere evidente il titolo, deve essere evidente l'autore, deve essere evidente anche l'immagine, in alcuni casi non lo è. E secondo voi in questo caso, per esempio, che cosa vi convince o non vi convince affatto? La scelta di farlo in certo di fare così, certo è originale, ma diciamo l'immagine sposta in una libreria. Sì, tra l'altro questo è l'autore, non è neanche il titolo. Il titolo è Twisted. Quindi in effetti è una scelta sbagliatissima, perché il problema è proprio questo, cioè chi prende questo libro in libreria non, innanzitutto non capisce bene se questo è il titolo o appunto l'autore, e il titolo si perde in questo gioco grafico della matita, quindi diciamo non c'è una scelta precisa. Beh, in questo caso è un libro di Abel Books, è una casa editrice italiana, si chiama Trilogia, Agenzia G, Trilogia di avventure poliziesche. L'autore è Gabriele Cappelletti. Sì, è illeggibile il sottotitolo, è troppo contrastata l'immagine. Anche pixelata. Sempre. Vabbè, questo è pixelata perché è colpa tua. Sì, okay. Colpa mia. Non è così. Sì, esatto.
Questa è una casa editrice abbastanza importante, la Newton e Compton. Anche loro fanno questa linea, fa romanzi rosa. Sì, in questo caso il sottotitolo è Quattro vite, quattro solitudini, un unico insopportabile bisogno d'amore, di solito questa è la quarta, cioè la frase che c'è dietro il libro. Quindi, vabbè, loro come scelta editoriale hanno deciso di mettere la quarta sulla copertina. A volte questa, diciamo, può essere anche una buona idea, essendo un libro d'amore, colpire subito le lettrici. Diciamo che questa casa editrice punta sempre su questa immagine di donne sognanti, estremamente belle, e sempre così romantiche, e per me, per quello anche che ci siamo detti, però è sempre una scelta della casa editrice, quindi questo non significa che per forza sbagliato, però è proprio un parere di un lettore, quindi capire che cosa può andare o no in una copertina. Il titolo è molto grande, comunque non è chiara l'immagine, cioè non c'è un equilibrio di fondo. Questo è un libro di una casa editrice americana. Sì, è un po' confuso, non si legge bene. Anche l'ordine, il titolo messo sotto. Non lo so, aspetta a vedere il titolo. È molto confusa come immagine. Anche l'editore compare in alto. Sì, l'idea del mix può funzionare, però ci sono queste caselle molto standard, anche che appesantiscono tanto la copertina. Brutticella però magari bisogna leggere. Questo sicuramente bisogna leggerlo. Questo invece è un libro sui Rolling Stones, è una casa editrice americana anche questa, però sinceramente non so che cosa ne pensate voi, a me sembra la locandina di un concerto, però io non capisco qual è il titolo, qual è il sottotitolo, chi è l'autore, perché capisco che Robert può essere un nome proprio di persona. Per il resto è assolutamente... Anche il testo comunque inserito, il punto tagliato, è tutto molto stretto, sì. Non ha spazio né nella foto né nel testo. Questa è la Penguin, che è una casa editrice inglese, è una delle più famose case editrici inglesi. E secondo voi, a voi questa piace, non piace, perché... C'è poca aria tra il testo in alto e l'immagine, solo quello, perché del resto per me va benissimo. Sì, una bella immagine comunque. Poi qualche altro parere prima di dirvi quello? Dentro il bianco? Sì. Rovina l'immagine? Probabilmente sì, forse sarebbe stato meglio al posto di The Memory, eccetera, eccetera, sarebbe stato meglio mettere il titolo. Qualche altra idea, parere? La cosa che a me non piace è anche la differenza dei caratteri del titolo, non so se avete visto, cioè utilizza in ogni parola un carattere diverso. A me, ad esempio, cioè come casa editrice questa cosa si evita, perché il titolo deve avere un unico lettering, deve essere quello. Poi sì, sicuramente può essere un gusto personale quello del titolo all'interno del bianco, all'esterno, però siccome il titolo è molto importante anche, magari un occhio più smaliziato vede subito questo carattere diverso. E... Lo stesso font, però per variarlo lo fai in corsivo. Sì.
Quindi non si capisce bene la scelta, perché poi l'abbiano scelto, perché non c'è un motivo reale, è una storia, è probabilmente un giallo, quindi non si capisce il motivo di questa, di questo carattere totalmente diverso tra una parola e l'altra. Questo è un libro della Zisa, una casa editrice siciliana, anche loro indipendenti e piccoli, e si chiama Palermo oppure Palermo, e immagini dello spettacolo di Pina Bausch, e il diario intimo di una città. Qui c'è una foto teatrale di copertina. È una foto sbagliata. Io la trovo molto pesante, tutto molto nero, nero e bianco, non, però può essere anche, può essere anche apprezzata. Può darsi, sì. Bene. Abbiamo imparato qualcosa. Sì, sicuramente. Noi parlavamo solamente a livello grafico. Noi parlavamo solamente a livello grafico, quindi... Se volete passare il microfono. Che vuole, che dovrebbe comprare il libro e non conosce tutto... Uno che vorrebbe comprare il libro e guarda solo la copertina e non sa tutta la storia, però... Io nel momento in cui guardo un libro, guardo la copertina e il contenuto che c'è dietro per capire un attimo tutto. Mi deve parlare tutto, non solo la copertina. Quello che dicevamo all'inizio, cioè nel senso, se si arriva a prendere il libro e a leggere la quarta, evidentemente comunque il titolo e l'immagine di copertina ha colpito, altrimenti non... Sì, diciamo che per un pubblico molto esperto probabilmente questa copertina può andare bene, cioè per chi conosce Pina Bausch lo spettacolo va benissimo, però come diceva anche lei, se c'è un lettore che magari non conosce Pina Bausch, non conosce gli autori eccetera eccetera, la prima cosa che colpisce è la copertina, noi stiamo parlando solo di quello, dei contenuti, sono tutti dei libri sicuramente molto belli. Probabilmente la scelta è stata fatta di proposito. Va bene, andiamo avanti. Per dare una connessione logica tra il video e il contenuto. Io non conosco il video, però conosco il video. Leggendo il titolo già dà un'idea, Palermo oppure Palermo, già dà un'idea di quello che ci può essere dentro. Sì. Postazione, l'avrei alleggerita un po', mettendo il trafiletto di sopra e sotto e sollevando un po' l'immagine. Sempre di questa? Sì, sì, sì. No, le immagini dello spettacolo scritto giù, no? E l'immagine un po' più su. Schiarisce un po', invece così risultano le due figure tagliate di tronco giù. Proprio a livello compositivo diciamo che non funziona, perché l'immagine in realtà c'è. Se hanno scelto sì, quella, l'immagine assolutamente. Una bella immagine teatrale comunque. Quindi magari riportando un po' di bianco nella parte bassa avrebbero un po' riarmonizzato il tutto. Una parte bianca dove mettere il titolo. No, solo la scritta bianca e anche su fondo nero. Già ti alleggerisce sì. Questo mattoncino nero qui. Poi c'è quest'altra copertina, Asso di picche, 4 quinti di scala reale, che già il titolo è incomprensibile, Edizioni di Carta, è una casa editrice anche questa indipendente, è un'immagine fotografica, con sopra è stata apportata un'immagine grafica, quindi un cuore. Non so, vi piace? No? Com'è? Magari è scritta Vincenzo Sardino sulla testa. Sì. No? Sì, per questo, cioè quello che
appunto voglio che vi arrivi, è sostanzialmente questo, che in una copertina non basta a volte, anche se l'immagine è fondamentale, però come mettere il titolo, come mettere l'autore, come mettere il logo, a volte una casa editrice può starci giorni a ragionarci sopra, perché il titolo messo in una posizione rispetto a un altro, oppure bianco piuttosto che nero, oppure il logo metterlo o non metterlo, ad esempio questo logo prende quasi tutta la copertina del libro e di solito i loghi delle case editrici sono piccolini e al lato, quindi comunque in realtà non ci sono copertine sbagliate, cioè non stiamo bocciando queste copertine o promuovendo, stiamo semplicemente dicendo che molte volte, visto che quando si va in libreria e viene fatto un lavoro di occhio e anche l'editore lo fa, come lo fa il grafico, il fotografo, eccetera, eccetera, in questo caso si sta semplicemente ragionando sul quanto ci sia equilibrio tra tutti gli elementi, perché posso mettere una foto bellissima di, che ne so, il più grande famoso fotografo mondiale, però ci metto sopra il titolo, sotto l'autore, la rovino completamente, quindi magari il messaggio non arriva neanche. Come questa foto, obiettivamente bella, non c'è niente di sbagliato in questa copertina, però come vedete c'è il titolo e il nome dell'autore che sono di lato, quindi è stesso carattere, stessa grandezza, e non c'è in realtà a livello visuale una qualcosa che ti colpisce subito, probabilmente a me la prima cosa che colpisce è la sedia. Poi vedo tutto il resto, cioè a livello di equilibrio dell'immagine. Stessa cosa questa, è una copertina molto originale, però il titolo si perde all'interno del contesto. Questa è la stessa collana da Newton e Compton, sempre queste donne iperromantiche, titolo molto grande. Qui anche sì, c'è lo stesso carattere tra autore e titolo del libro, e c'è questa macchia che comunque fa perdere l'attenzione sul titolo sostanzialmente. Basta, questo era, diciamo, gli esempi che vi volevo fare. Se volete fare qualche domanda prima che passo la parola ad Alessia, oppure chiedere qualcosa, non so, curiosità. Passo la parola. Grazie Raffaele Donato. No, io ho visto che abbiamo mietuto molte vittime nella pausa e siamo di meno. Allora io premetto, io non sono non lavoro in una casa editrice, quindi non mi occupo di libri fotografici. Quello che volevo che facessimo insieme adesso era più diciamo capire, come ha fatto anche Raffaella, come diceva appunto, non dipende da che cosa devi farne di una foto, di un libro, lei parlava appunto dei libri non fotografici della Lupo, io volevo che guardassimo insieme alcuni libri che ho portato, ho rinunciato ai vestiti, ho portato i libri, e li guardassimo insieme, perché diciamo anche il lavoro di un autore può essere diciamo impaginato, strutturato in un modo dipendendo da un'altra vittima, è stata mietuta. Sta bene? Ok. Dipendendo insomma da che tipo di libri fotografici ci sono, si vogliono fare. Quindi se ce la facciamo, ci alziamo in piedi, se avete preso un caffè è meglio. Io ho portato qui... Sì, se volete fare una fila seduti... Poi io ho sentito che qualcuno di voi comunque aveva portato delle foto, forse tu, no? Tu? È un fotografo, sta imbrogliando. Oltre a lui c'è qualcuno che aveva portato delle foto? Lui, tu ce l'hai su Flickr, nessun altro? Ok. Perché con Raffaella pensavamo dopo, comunque abbiamo pensato tra... io sono più per la parte pratica, perché non abbiamo molto tempo e comunque credo che sia meglio poche cose, capire che tipo di cose possiamo fare con le nostre immagini, che fondamentalmente è quello. Io vi farò vedere alcuni esempi che ho selezionato di un tipo di libri fotografici.
perché potrebbe essere una vostra esigenza un giorno dover fare questo tipo di lavoro con le vostre immagini. Quindi se dovete presentare le vostre immagini, io ve lo faccio vedere per un taglio specifico di libro fotografico, vediamo di capire come va organizzato e strutturato un libro per quel tipo di uso. Vedremo anche, interessante, perché di alcuni autori, di un autore che potete aprire, passatevi i libri, guardateli, perché poi forse c'è pure qualche appunto, niente di compromettente, no. Lecce Città Wireless si può far vedere. Allora, di uno degli autori di cui potete trovare un libro, vedremo anche come il suo lavoro è stato strutturato per un altro tipo di libro fotografico. Non so se tutti... Sì. Ok, come vedete c'è una grande varietà di libri. Io leggo perché c'ho una pessima memoria, quindi mi scuserete, devo fare il leggio. Tra questi libri sicuramente ci sono, non so chi c'è, per esempio questo di David LaChapelle, che non so se conoscete, è un famosissimo fotografo americano. Questo è, diciamo, un libro d'autore. Cosa vuol dire un libro d'autore? Vuol dire che è un libro che è stato dedicato a un fotografo, però all'interno dei libri d'autore possiamo distinguere anche, ce n'è uno di Riccardo Cases che è lì, che è un fotografo spagnolo, invece si chiama Bellezze di quartiere. Anche quello è un libro, è una monografia d'autore, però sono due libri diversi, perché se vedete il libro di David LaChapelle vi accorgerete subito che il libro ha una struttura, diciamo, per serie, e questa è un'antologia, quindi del lavoro di David LaChapelle diviso, che hanno organizzato. Adesso qui non sappiamo se è stata una scelta dell'autore o del fotografo, cioè se tutte queste foto, per esempio, probabilmente questa serie di foto che si chiama Ricordi Americani saranno pensate così dall'autore. Ci sono altre immagini, a volte avviene che non è il fotografo a decidere, diciamo, come organizzare il proprio corpo di lavoro, ma è l'editore oppure chi per lui che organizza le immagini per tema. Quindi questo è un'antologia monografica su David LaChapelle. Il libro che invece è qui, di Riccardo Cases, Bellezas de Barrio, quindi Bellezze di quartiere. Anche questo è un libro d'autore, però questo libro racchiude solamente un lavoro, che appunto è quello del titolo del libro. Quindi poi lo vedremo insieme. Riccardo Cases comunque è un fotografo che ha una produzione molto ampia, quindi lavorare in serie, diciamo, è un metodo di lavoro, non tutti i fotografi lo usano, però diciamo che è un trend abbastanza contemporaneo pensare la fotografia in maniera sistematica. Quindi di solito si concentrano su un tema, i fotografi decidono di sviluppare quel tema e di lavorarlo attraverso un corollario di immagini. Questo quindi è un libro che racchiude solo le foto fatte e pensate dall'autore, quindi qui abbiamo la certezza che tutte le immagini che troviamo all'interno di questo libro sono state pensate dal fotografo. Magari ce ne saranno di più, ne avrà potuto togliere qualcuno pensandolo appunto con chi ha editato il libro in funzione, insomma, del prodotto, però diciamo qui siamo sicuri che è il fotografo che ha lavorato su questa serie. Su quello di LaChapelle non siamo sicuri. Quindi diciamo monografie, quindi possono essere o raccolte per temi oppure libri fotografici d'autore. Quando dico raccolte per temi, vediamo dove lo trovo. No, questo è un altro tipo di libro che adesso... No. Ah, ecco. Questo qui è un altro tipo di libro che fa parte di una collana che è stata... editata dal gruppo L'Espresso, qui c'è un libro, è una monografia su un'autrice che, se non conoscete, vi consiglio di guardare, molto brava, però il suo lavoro è stato scelto perché rientrava in un tema, quindi in questo caso l'editore non ha fatto la scelta di fare un lavoro sulla fotografa, ma sul tema, su uno dei temi, che per questa fotografa è quasi l'unico, però su uno dei temi che questa fotografa lavora. Poi abbiamo i libri tematici. I libri tematici sono questi, diciamo, che tutti conosciamo. Sono per esempio i libri, adesso io ne ho preso uno, diciamo,
Questo è un altro che non è mio, però più o meno lo stesso. Qui si parla di donne, le donne sono eroi. Questo si parla, è un libro che parla della natura, del mondo, anzi. Diciamo, tutti conosciamo, siamo familiari con questi tipi di libri, diciamo che sono forse libri fotografici destinati a un pubblico più ampio. Per cui, diciamo, quasi tutti, a me è successo quando ho iniziato a dire che facevo la fotografa, a Natale ricevevo solo questi libri. Poi ho smesso di dire che facevo la fotografa, così mi regalavano anche i pigiami. Sì, perché poi i vestiti, per dire, a un certo punto non è tipo i vestiti di libri. Quindi, diciamo, l'organizzazione di questi libri, diciamo, è forse una dei più facili, no? per il lettore, perché di solito come sono organizzati? Si sceglie un tema, quindi le foto sono organizzate per specie in questo caso, no? Quindi vediamo pesci, che tipo di immagini sono? Sono immagini molto potenti a livello visivo. Come vedete qui non è citato l'autore, quindi qua, diciamo, cosa succede in questi tipi di libri? Che viene privilegiato l'effetto anche globale, no? Delle fotografie, come sono composte, questi sono libri fatti molto bene, le scelte delle immagini sono molto coerenti, funzionano molto bene fra di loro, quindi diciamo che a livello di libro fotografico sicuramente è un libro molto ben fatto, c'è un'introduzione di solito al tema e poi vengono inseriti, a seconda anche dell'impatto visivo e dell'impaginazione, questo lo sceglie ovviamente, non lo sceglie il fotografo, vengono organizzati quindi questo corpo di immagini che vedete anche a livello cromatico funzionano molto bene fra di loro, no? Quindi e anche tra le note vengono citati? No, penso di sì. Alla fine fra i crediti trovate, diciamo, i titoli, no? Dove sono state fatte le immagini. Non sono sicura, devo dirvi la verità. Allora, qui troviamo il presidente, si parla del WWF, però sarà citato in qualche... No, qua sono Getty Images, quindi queste foto sono state comprate da Getty Images, che è un sito che rivende immagini. Quindi gli autori di queste foto non li trovate perché è citata la fonte da cui sono state prese le foto. Pagina per pagina. Questo sono il nome delle foto. Ah sì, sono anche indicati i fotografi, hanno fatto un bel lavoro perché vedete le fotografie sono tantissime e quindi sono stati citati anche tutti i fotografi che hanno realizzato le immagini. Un altro tipo di libro, insomma, che abbiamo anche visto sono le collane che sono editate da, ce n'era forse tu in mano una. Anche queste sono delle raccolte tematiche, quindi questo per esempio era editato dalla Mondadori, è storia e fotografia. Qui insomma è un po' diverso da quest'altro, questo libro che invece sono foto e icone, in cui viene raccontata la storia di una fotografia. Sono tutte ovviamente fotografie molte famose, qui se non sbaglio è allora vediamo di chi è questa immagine. Stiglitz, però questa non è di Stiglitz, non so perché. Sì, Lewis Hine, per esempio, che è un documentarista molto famoso. Qui viene fatto, sono due lavori diversi, perché qua diciamo, si usa il pretesto, il filo insomma, della storia, per cui è organizzato diciamo, la linea a quella del tempo. Viene usata un'immagine, che a volte sono anche immagini molto famose. Ce n'era una di Steve McCurry che adesso non trovo, è la foto della ragazza afghana che tutti conoscete, è diventata veramente un'icona, quindi cosa? Sì, è il ritratto della ragazza che poi è stata rifotografata da lui poco tempo fa ed è invecchiata tantissimo, insomma si vede il cambiamento, adesso non la sto trovando. Comunque quella foto potrebbe anche diciamo, essere inserita in questo libro, che invece prende alcune immagini e racconta anche vabbè, questa immagine molto famosa del matrimonio di Carlo e Diana. Volevo trovare quell'immagine, ma vabbè, non fa niente. Quindi, diciamo, più o meno qui abbiamo invece anche quello è un libro di Franco Fontana, anche qua, no, puoi tenerlo, no? È un libro che racchiude i lavori di questo fotografo. Anche lì non c'è
un tema, non c'è una linea, sono organizzati per gruppi, no? Quindi hanno scelto paesaggi, qui vedete passiamo le foto dove ci sono delle case, delle strutture urbane, però è anche questa è un'antologia monografica. Qui poi abbiamo un altro tipo di viaggio di cui parleremo con Raffaella perché è un esempio interessante, che è, questo, è un libro fotografico, per quello io ci tenevo a dirvi, a volte può anche nascere l'esigenza delle cose che uno realizza, delle immagini che realizziamo, di produrre, di raccogliere. A volte dice, ma sono andato, che ne so, in Nepal, faccio un sacco di foto, magari a qualcuno interessa. Io ho conosciuto una ragazza adesso che sono stata in Lubiana che realizzava comunque con le immagini che produceva nei posti dei libri fotografici. Però bisogna sapere, diciamo, come proporre un libro fotografico. Diciamo, partiamo da questo, poi vediamo anche un po', penso più o meno abbiamo visto tutti i tipi. Ah, ci sono i cataloghi. Questo è un catalogo di cui magari Valeria poi ci può dare qualche dettaglio, che io credo che tu conosca, Marina Pizzarelli, sì. Che racchiude, diciamo, che è stato pensato per proporre agli artisti che vivono nel Salento, se non mi sbaglio. Quindi, diciamo, non è propriamente un libro fotografico, però ci sono tantissime fotografie. Quindi ve l'ho portato anche come esempio per vedere, diciamo, quelli che ci ha fatto vedere Raffaella erano tutti buoni esempi di come impostare dei libri, come usare la fotografia all'interno di un libro. Gli elementi, come avete visto, tutte le case editrici curano una certa omogeneità nella grafica, nel presentare uno stile piuttosto che un altro. Vediamo come, diciamo, come sia importante mantenere, per rendere riconoscibile anche all'interno di un libro, come sia importante la parte grafica, cioè come si organizzano, si organizza il corpo del testo, dell'immagine all'interno di un libro. Questo libro, forse Raffa, tu hai... Sì, questo è un libro che è stato edito dalla casa editrice Lupo, è stato uno dei pochissimi libri fotografici che noi abbiamo prodotto. E ci è stato proposto come un'operazione benefica, perché sono delle foto che sono state scattate in India e non sono foto di qualità, tra virgolette, cioè non sono scattate da dei fotografi professionisti, ma sono scattate da chi ha condotto questo viaggio, quindi Francesco Spada, che è un architetto, non so se lo conoscete, un architetto leccese, e sua moglie, che hanno come obiettivo quello di costruire un villaggio in India che abbia all'interno un ospedale. Qua c'è descritto tutto il progetto, quindi quello che loro vogliono realizzare con la vendita di questo libro. Cosa volevano fare? Loro non ci hanno dato delle immagini, naturalmente un diario di viaggio, quindi non ci sono didascalie se non i posti dove sono state all'inizio del capitolo. Le immagini sono tutte fatte con una compattina, quindi non c'è una reflex, e soprattutto alcune non sono belle da vedere, quindi sono molto scure, oppure non ha voluto che noi intervenissimo con Photoshop, perché il messaggio che lui voleva far arrivare era una carta povera. Quindi di solito nei libri fotografici si utilizzano sempre questo tipo di carta lucida. Invece questo tipo di carta qui si chiama uso umano, non ha il lucido, è una carta abbastanza quella normale dei libri, quindi per intenderci, forse un po' più spessa, questa è l'unica differenza, per prendere il colore più che altro. E loro volevano fare un prodotto che non fosse d'élite, quindi perché fare un libro fotografico di questa dimensione con questa carta lucida significava che il prezzo di copertina doveva essere almeno di 40 euro. Per un prezzo, diciamo, normale, per rientrarci delle spese. Questo forse l'abbiamo venduto a 10 euro invece, ed è un libro appunto dove il progetto grafico è proprio questo, quindi povero, idea del viaggio e quindi dell'India attraverso gli occhi di un qualsiasi viaggiatore, non di un fotografo, e poi alla fine è spiegato il progetto benefico, quindi il perché loro hanno realizzato questo libro e perché vogliono che la gente lo acquisti. Semplicemente questo. Sì, grazie Raffa. Io
quando ovviamente, no, quando dici che sei fotografa, ti regalano questi libri, tra cui mia madre mi ha regalato questo libro. L'ho sfogliato perché comunque sono interessanti libri, secondo me, fotografici di viaggio. Solamente un consiglio che io mi sento di dare, che mi hanno dato a mia volta, il meno è più. Secondo me il grosso difetto di questo libro è che contiene troppe immagini. Troppe immagini che tra l'altro sono spesso, diciamo, come in questo caso, no? Ovviamente è stata fatta un lavoro anche qui a livello cromatico, no? Hanno cercato di dare una linea, no? Perché non c'è un elemento, a volte sono tipo per temi, quindi ci sono mezzi di trasporto, quindi diciamo se dovessi da chi visto da pubblico, se io vedo un libro ho bisogno di una guida, perché altrimenti, cioè se io apro il libro così o lo apro così è la stessa cosa, di solito non dovrebbe essere non questo il percorso, cioè devi sempre guidare, che sia una mostra, che sia un libro, lo sguardo va guidato, l'interesse più che lo sguardo va guidato, quindi ci deve essere sempre un climax anche all'interno della costruzione di un libro, ci deve essere un climax, quindi io devo entrare con uno stato emotivo e devo uscirne con un altro, altrimenti, cioè, io quello che ho fatto è che alla fine non l'ho visto perché mi stava annoiando, perché non capivo cosa dovevo vedere. Insomma, sono, come diceva Raffaele, sicuramente l'intento è benefico, l'idea insomma è molto bella, però è un peccato perché sono le foto, alcune sono molto belle, sono immagini potenti, che però perdono la loro carica per la questione della ripetizione. Quindi io se vedo tre immagini di pattumiere, probabilmente con una è sufficiente, non ho bisogno, è un po' trattare lo spettatore da intelligente, no? Se proponi un tipo di immagine non c'è bisogno che fai vedere tre volte, anche perché sono le stesse identiche situazioni, tipo, vabbè, questo è un problema anche tecnico, è stirata, sarà sicuramente per la qualità dell'immagine, che però non è neanche un difetto, essendo insomma un reportage fatto da sì, dimmi. Secondo me è importante anche il fatto che il fotografo molto spesso non sa scegliere le proprie foto, no? Quindi in questo caso, perché comunque non sono fotografi, voglio dire, quindi la difficoltà principale certe volte è proprio quella di selezionare. Ti ritrovi, Alessia, su questo? Quindi magari dici metto di più perché così la gente vede di più, in realtà è un errore perché la gente si confonde, come è successo ad Alessia, quindi in realtà bisognerebbe sapere anche selezionare le proprie immagini, cosa che non sempre sappiamo fare, parlo per me. C'è? Sì, ci sono. Sì, sicuramente quello che hai detto, Adriana, è un principio esattissimo che è molto importante per il lavoro di un fotografo, che non è solo il realizzare le immagini, ma è anche saperle scegliere. E, diceva Augusto Pieroni l'altro giorno che a volte è difficile per un fotografo scegliere, perché abbiamo una specie di carica emotiva, ci sono delle immagini che ci piacciono ed è difficile includerle o escluderle. Quindi lui faceva l'esempio di Joseph Kudelka, che è un fotografo massimo, che produce molto poco, produce poche immagini quasi all'anno, e Augusto Pieroni diceva che lui aspetta un anno prima di riguardare le foto e sceglierle. Adesso forse un anno per noi comuni mortali è molto, perché nel frattempo si sono dimenticati di noi, del caso di mandare ogni tanto qualcosa prima. Ad esempio sono le bollette, dice qualcuno, però magari è un compito che uno dovrebbe farsi affiancare, no? Perché è complicato, a volte uno ha un ricordo di un luogo, di una persona, di un momento, che però agli altri non trasmette assolutamente niente, per gli altri non significa niente, quindi inserire quella foto indebolisce il tuo lavoro. Quindi diciamo, questo oggi non è una lezione sull'edizione del portfolio, stiamo guardando i libri, però il principio vale, no? Anche per i libri, per cui la ripetizione, cioè, non è sempre valido, ripetita iuvant, a volte no, cioè, togliere magari qualcosa, come vedete in questo caso, diciamo, non si dà importanza a niente di specifico, no? È solo
una collezione di immagini che però non hanno, sono forse divise per città, però anche insomma, non c'è un percorso guidato, no? Quindi io non... Alla fine il viaggio deve essere, se mi stai proponendo un viaggio, deve essere anche un viaggio all'interno della tua esperienza. In questo caso c'era un libro, non mi ricordo quale, che era... Quello no. No. Forse... No, questo è per anni, vabbè, non ci sono... In questo caso, invece, che dicevamo prima di esempi di grafica, come inserire le foto, anzi vi parlo prima di questo libro di William Klein, che è un fotografo americano che io amo molto, di cui vi faccio vedere anche poi degli esempi di un altro libro. Questo libro di William Klein è una raccolta delle foto di Parigi, ve lo dicono qui. Tra l'altro, per una cosa molto strana, di solito non avviene mai, se voi vedete sia questo libro che appunto un'altra monografia d'autore, di cui c'è un testo, poi vediamo questo di Franco Fontana, lo stesso è costruito nello stesso modo. In questo libro invece di Klein ci catapultiamo direttamente nell'immaginario di Klein. A me ha sorpreso un po' questo libro, poi ne vedremo un altro, solo alcune immagini perché non ho il libro. Lui è un fotografo diciamo, che ha inventato un po' il pop nella fotografia, ha iniziato a introdurre il colore. Dovete sapere che la fotografia all'inizio degli anni, fino agli anni 70, era in bianco e nero, perché la fotografia a colori era considerata per dilettanti, quindi tutti i grandi nomi, le pellicole a colori esistevano già da tantissimo tempo, non usavano il colore perché era bandito diciamo, dall'ambito professionale. Lui non inizia a usare, diciamo, lo inizia a usare negli anni 70 quando già era stata aperta diciamo, questa strada al colore, però inizia a editare da solo praticamente le sue immagini. Volevo farvi vedere delle provinature. Lui invece di usare semplicemente le provinature, non è questo. Questi sono i contatti di William Klein. Come avete visto anche nella bellissima mostra che è sui contatti di là, i fotografi prima non avevano Photoshop, avevano l'ingranditore, quindi per poter vedere il proprio lavoro cosa si faceva? Si stampavano, si mettevano i negativi su una lastra, si imprimevano nello stesso foglio e si capiva, diciamo, cioè, lì è molto chiaro, quale foto ti interessavano, a seconda, poi ognuno aveva il suo metodo per segnalare l'immagine che volevi poi stampare. William Klein diciamo, inizia invece a usarli letteralmente come foto, quindi non più come, appunto come provini, ma come immagini. Quindi queste sono alla fine delle opere di William Klein in cui lui ha usato appunto la sua provinatura per realizzare delle foto. E lui ha avuto diciamo, molta cura sempre di scegliere le proprie immagini. Questo per esempio sono alcune immagini di immagini, qua, viva l'era digitale. Questo è un altro libro, Life is Good and Good for You in New York. È un libro anche qua tematico, quello è su Parigi, questo è su New York. Io volevo farvi vedere alcune maniere in cui lui ha pensato, ha impaginato insieme all'autore questo libro. Lui aveva diciamo, una forte attenzione verso la componente grafica, quindi ha iniziato a fare cosa? A montare diciamo, le foto in una maniera che apparentemente sembrassero la stessa foto. Se noi guardiamo questa foto per un attimo non capiamo che realmente è un accrocchio. Sono due momenti, due situazioni completamente diverse, però per come lui ha pensato, ha capito che un elemento grafico di un'immagine poteva quasi incorporarsi, ingannare visivamente lo spettatore, per cui noi siamo portati a pensare che sia un'unica situazione, un'unica immagine, invece sono due. Lo stesso in questo caso, queste sono due foto, non è una foto, però anche qui a livello di prospettiva diciamo, aveva una visione molto allenata per cui accorpava diverse immagini in modo da far anche
diciamo, la finalità, il lavoro di William Klein è molto urbano, lui fotografa per strada, di New York quello che emerge è il caos, no? Quindi questa anche difficoltà di separare le situazioni, di separare le cose, quindi non è, diciamo, neanche, è ovviamente legato al tipo di messaggio che William Klein voleva trasmettere di New York, no? Che era un piano caotico. In questo libro, cosa che io ho trovato un po' strana invece, tutte le scelte, vedete, a volte il taglio, c'era una delle prime immagini in cui era stata tagliata una fetta di una foto separata da una striscia bianca e si vedeva non solamente una parte dell'immagine. Se voi vedete, in questo libro, diciamo, è abbastanza strano perché spesso uno degli elementi principali della foto è stato tagliato, è stato completamente sacrificato, si trova, diciamo, non è un elemento... vediamo qui, non se ne trovo un altro, comunque è non è un elemento marginale come dicevi tu, è un elemento fondamentale, per cui questo taglio va bene, si perde parte dell'autobus, non fa niente perché comunque si intuisce che l'autobus su qui, diciamo, è anche visivamente strano perché sembra un mostro, una cosa strana perché c'ha un ciclope, quest'uomo c'ha un occhio solo. E anche, diciamo, come dicevamo, parlavamo prima del libro fotografico sull'India, anche in questo caso non c'è un filo chiarissimo, per cui si ha difficoltà a capire, cioè, William Klein, che gli è successo a Parigi, mentre, diciamo, è molto chiaro nel libro su New York, il messaggio è lampante, si vede sicuramente una città in cui lui è nato e cresciuto. In questo caso ci sono, come vedete, di nuovo questo gioco, no, di accorpare le immagini, meno riuscito, perché forse se avessero messo l'immagine anche al contrario poteva funzionare di più, saremmo entrati in una folla e usciti in un'altra, anche qua sono state fatte delle scelte grafiche strane, e poi, cioè, non si capisce, non c'è una linea, cioè, dice che parla ovviamente di tutte le attività, dalla politica, dalle manifestazioni, c'è gente, ma gente c'è sempre nel lavoro di William Klein, perché un fotografo, un reporter che, diciamo, viveva sempre a stretto contatto con le persone, però non c'è una linea chiara, quindi anche qui ci troviamo un po' persi. A un certo punto, cioè, diventa anche aneddotico, tu giri le immagini, però realmente non sai chi stai vedendo, che cosa... Lo sfogliando, ho cominciato a farlo a salti perché non... No, mentre lo stavo sfogliando pensavo la stessa cosa, ho cominciato a farlo a salti a un certo punto, un po' a casaccio così, guardando un po' le robe a casaccio, è verissima questa sensazione rispetto a sto libro. Sì, appunto, perdi l'interesse, per cui giri, cioè, sfogli, vedi i colori, è un po' confuso, diciamo, anche il formato è molto bello, è molto grande, questa scelta, no, di... E mettere le immagini in un formato a tutta pagina, in questo caso va bene, ce n'erano altre, non ricordo dove, in cui le foto invece sono un po' sacrificate in questo formato, però in questo caso funzionano, solo che è organizzato in maniera poco chiara. Questo libro invece di Riccardo Cases, di cui poi vi farò vedere, anche qui è stato scelto di dare il formato a tutta pagina, questo libro parla delle bellezze di quartiere, cioè il fotografo è andato in giro per un quartiere di Madrid a cercare quali fossero, diciamo, i tipi di gli esempi, gli stereotipi all'interno di una piccola comunità dal punto di vista estetico, no? A che cosa si riferivano, quindi ovviamente non troviamo delle modelle, troviamo delle persone normali che hanno, diciamo, come riferimento, non hanno sicuramente Naomi Campbell e Claudia Schiffer, si riferiscono ad altri stereotipi, no? Quindi i piercing riflettono tutte le mode, giovanili o meno. In questo libro trovate anche particolari di negozi, che ovviamente qua non sono le scarpe Prada di Milano, quindi un tipo di ambiente urbano e antropologico diverso. Secondo me questo libro è organizzato abbastanza bene, come vedete, diciamo, la scelta della luce, lui usa un flash per le particolari molto vicini, per i ritratti ha utilizzato invece una tecnica che si usava negli anni 50 per illuminare le modelle, quindi da lì ha preso un po' il riferimento iconografico, ha trattato le persone comuni come modelle attraverso l'illuminazione, quindi là ci...
chiediamo un po' perché questa signora è fotografata così, perché è illuminata così bene, capiamo che non è casuale. Sono, se voi avete delle vecchie riviste, delle vecchie foto in casa, troverete questo tipo di illuminazione, questo schema, diciamo, era abbastanza comune, adesso non si usa più. Vedete, qua invece c'è un tipo di illuminazione fortemente contemporanea che è legata all'uso del flash, non dei dettagli, che è molto più pop, appunto, come il contesto che lui sta, che sta analizzando. Io poi, visto che il tempo mi sa che stringe, volevo velocemente farvi vedere alcuni esempi, come vi dicevo, di libri fotografici. Di alcuni, come avete visto, ci sono sia i cataloghi che le monografie d'autore. Dove c'è? Questo è il mio. A volte un fotografo viene richiesto di realizzare una mostra e poi, se sei fortunato e capiti in un ambiente professionale, ti dicono anche che ti fanno il catalogo, il che è una cosa molto bella. Spesso i cataloghi per le mostre insomma, sono piccoli, sono collettivi di lavori, perché a volte le esposizioni non sono personali. In questo caso, che vi farò vedere, diciamo, un esempio molto anomalo, nel senso positivo, di come fare un catalogo. Questa sala, che si chiama Sala Cursala, è una sala che è finanziata dall'Università di Cadice, che ogni anno stanzia dei soldi per produrre una mostra tratta solo di fotografia, perché il curatore è un fotografo. E quindi loro ti producono parte dell'esposizione. Devo stare zitta? Finita 5 minuti. Quindi la faccio breve. Ti producono anche il catalogo, però il catalogo ti aiutano, hai un grafico a disposizione, un editore, è una specie di libro. Loro li chiamano quaderni fotografici, quindi tu alla fine realizzi un libro, ovviamente cerchi di non annoiare mai, di queste dimensioni, anche perché sono tutti fotografi emergenti, alcuni dei quali, come Riccardo Cases, poi è diventato un fotografo molto famoso in Spagna. Quindi volevo farvi vedere, perché magari un giorno ne avrete bisogno, se avete delle vostre foto, dovete presentarle, anche a mo' di portfolio. Questo, diciamo, è più un libro fotografico, però potrebbe funzionare anche come portfolio. Come si deve fare? Allora, questo è un fotografo, anche questo è un fotografo spagnolo, ovviamente stando in Spagna rimaniamo in questo contesto, Alex Plademunt, che ha proposto questa serie che si chiama Spettatori. Quindi qua vediamo il titolo, questa è la copertina, quindi qui vedete il testo non stampato, la pagina bianca all'interno, poi qui troviamo il testo. Le pagine in questo caso sono state numerate dall'autore, questo è il testo che introduce il lavoro. Questo testo viene firmato, questo non è il curatore, è un altro fotografo, che ha scritto questa introduzione per lui in questa data. Qui c'è un altro testo, questo invece è il curatore di questo spazio, Jesus Mico, che ha scritto a sua volta un altro testo. Di solito funziona così: quando voi avete una serie, è meglio che non siate voi stessi a parlare del vostro lavoro, diciamo. È difficile, come è difficile scegliere foto, altrettanto è parlare del proprio lavoro con distacco, anche per una questione, insomma, di autorità. È meglio che ognuno faccia il suo lavoro, quindi i testi li scrivono i critici e i giornalisti o i curatori, gli addetti, insomma, al lavoro. Dà anche più peso al vostro lavoro fotografico. Qui troviamo un terzo testo, che è quello scritto dall'autore, che però, come vedete, l'ha collocato successivamente. Prima ha fatto parlare gli altri, poi ha dato il suo punto di vista, e qui ci sono delle spiegazioni sul lavoro. Successivamente c'è un'altra pagina bianca, qui viene introdotto il lavoro fotografico. Questo è un lavoro che si chiama Spettatori, è un tipo di fotografia concettuale, come vi dicevo,
in cui lui ha collocato queste sedie nei nuovi scenari geografici, no? Quindi qual è il nuovo spettacolo? Noi abbiamo quel libro sulla natura, questo è il nuovo spettacolo, no? A livello paesaggistico. Qui vedete una cosa che si ripete, adesso non avremo il tempo di vederne altri, però come vi dicevo anche nel caso della foto di Ellen Van Min, Ellen Coy, scusate, è bene sempre scrivere, questo anche Augusto Bieroni ne parlava, le didascalie sono molto importanti, quindi all'interno della pagina, anch'io ho realizzato un libro perché ho fatto una mostra, tutti diciamo se non si mettono all'interno dell'immagine lo metti alla fine, però si mette la foto numerata perché fanno parte di una serie, quindi chi vede il tuo lavoro, questo diciamo è un lavoro per gallerie, per diciamo alcuni circuiti, quindi è importante non dimenticarsi di questi riferimenti, chi vede il tuo lavoro vuole vedere quante foto hai di questa serie, 5, 10, 15, lo devi dire, quel lavoro quando è finito contiene quel numero di foto e la foto deve essere numerata, perché se te la chiedono stanno chiedendo la numero 3 di 10 o la numero 4 di 20. Le misure, ancora lo stesso, è un circuito per cui è importante, se uno vuole produrre la tua mostra deve sapere quante foto può inserire, perché se c'è uno spazio piccolo magari non può mettere foto così grandi, quindi è un'indicazione, chi la vuole comprare lo stesso deve sapere quanto è grande l'immagine, che tipo di tecnica hai usato, se è una tecnica digitale, se è analogica, l'edizione, quante copie fai, che tiratura ha quell'immagine e la data. Se ripeto, queste informazioni sono specifiche, se voi avete voglia di editare il vostro libro perché volete distribuirlo in un circuito più diciamo di pubblico che di arte, diciamo magari le mettete alla fine, sono informazioni che non sono tanto importanti. Se vi riferite invece a un settore artistico, mettetele sempre l'anno, mi dimenticavo, l'anno in cui avete prodotto, che questo permette anche allo spettatore di capire l'evoluzione che avete avuto nel tempo, no? Da cosa siete partiti a cosa siete arrivati. Quindi questo, scorriamo velocemente. Queste sue, magari le potete trovare sulla pagina se vi interessano, ci sono tutti i cataloghi dei fotografi che hanno partecipato a queste alle mostre in questi anni. Alla fine una cosa consigliata: traducete i testi in inglese, perché ovviamente un fotografo spagnolo sa che chi non conosce lo spagnolo non è una lingua universale, per cui i testi sono stati tradotti in inglese. Alla fine troviamo la bio dell'autore, cosa molto importante, organizzata per esposizioni, premi, formazione, eccetera, eccetera. Anche questa tradotta in inglese. E poi insomma il libro finisce. Questo diciamo è un tipo di libro fotografico per autore, diciamo per un tipo di pubblico. Sì, ha detto lavori, però può essere anche usato come portfolio, però è pensato come libro, quindi è un consiglio molto pratico di come organizzare. Mi sa che adesso mi tagliano il microfono, per cui grazie a tutti. No, adesso abbiamo abusato del tempo. No, grazie a tutti, i nostri contatti sono sia su Facebook, abbiamo un Tumblr, la nostra associazione Damage Good, se avete voglia di scriverci è Damage Good, Damage Good. Se avete insomma voglia di scriverci, di contattarci, noi siamo su Lecce, quindi vi aspettiamo. Grazie. Anche per la Lupo ci sono i contatti sul sito, quindi se volete potete scriverci.